Via, vai. Buonasera a tutti. Avete visto l'intro della polla? Buonasera a tutti. Aspetta che clicco sul gioco, sennò non sentite il bellissimo volume di questo gioco. Benvenuti all'Horror Night con Sam e Lorenz. Dov'è Lorenz? Ci sei? Ciao, ciao, ciao a tutti. Certo Ben che c'è. ritrovati. Ben Siamo qua di ritrovi. nuovo a fare del disagio come al solito. Sì! Ciao, Jait! Chiero! Chiero! Bene, 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 bene. Siamo pronti anche questa volta per partire verso meandri sconosciuti del trash. Ciao, cazzo! Vabbè, cominciamo benissimo, come sempre. E grazie, Chiaro, chiaro. Lorenz, per la forca! Guarda lì, ecco, chiaro, 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 ora viene raccolto dalla mano magica. Dimmi la fork segreta. La fork segreta è impossibile trovarla. Amici video spectator, io mi sono dimenticato di fare una cosa che adesso faccio, quindi dovete darmi un secondo. Scusatemi. Intanto vi intrattengo con battute scemo. E come faccio? Così. Poi ho paura di mandare tutto a fanculo, però. Come faccio? Ah, così faccio, perfetto. Intanto Lorenz racconta pure No, non ho il nulla. fantasma, come cacchio si chiamava? Il vampiro Gennarino, come cazzo? Il demonio Il demonio Finsimonio. Pinzimonio, bravissimo. Cosa ha fatto la scorsa settimana il demonio Pinzimonio? Ma niente, perché è morto da anni, quindi. Quindi è tutto a posto, insomma, è ancora morto, non si è risvegliato misteriosamente. Perfetto. Un attimo solo, ce la sto facendo. Mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato di far partire il bot. Dopo che mi prende bot. Esatto. Giustamente. A cosa serve il bot se non a prendere a bot? La Assolutamente gente? sì. Comunque, ragazzi, innanzitutto volevo farvi vedere che questa sera siamo su questo giochino magico che si chiama Trick e Treat Remake. E adesso Lorenz ci spiegherà perché si chiama Remake. Prego. Beh, il gioco si chiama Remake perché è il remake dei Trick and Treat originale. Cos'è Direi Trick che e Treat originale? Spieghiamolo al nostro pubblico. è un gioco fatto, stavolta è un pixel horror fatto con RPG Maker, in cui la protagonista è la sta ragazzetta che vedete qui nel menu principale. Si svolge, come potete presumere, la notte di Halloween. E non si chiama trick or treat, ma trick e treat, E perché chi ci sa com'è? Che saranno sia i tricchi che i i tritti. tritti, giustamente, assolutamente sì. E potrete, e naturalmente io non, io giocherò all'originale, così potrò vedere com'è il remake e non vedo l'ora di scoprire come non capirà come andare avanti e sclerare male come al solito. Esatto, diciamo che non è un gioco lungo, secondo quanto ha detto Lorenz, siamo in fine. Quindi proveremo di finirlo questa sera, un Certo. po' in ritardo quando muovo il. E per la gioia di Sam, stasera non ci sarà da fare dello stealth. Davvero? Sono già felicissimo. Intanto vi alzo il volume così sentite questa meravigliosa musichina. No stealth, no party. Senti quanto è violento sul tasto. Io direi che possiamo iniziare questa nuova avventura. Dove ci porterà lo scopriremo solo vivendo. Prendo il New Game. Quindi io andrei per boschi. Questo Esatto. Pubblicità New Game, pubblicità gioco Nanio. contiene elementi Hollow Knight. Include sangue, jumpscare, ghost e monsters. Vabbè, perfetto. Spoiler, cioè mi ha già spoilerato i jumpscare. Mi immaginavo la squalonna e adesso non me la immagino. Porca troia. E sei sicuro di non essere un poveraccio per venire a giocarsi? Io sono sicurissimo. Abbiamo chiuso. Oh, ma che puzza! Ma hai disegnato bene. Ecco, ovviamente io ho la telecamera nel posto sbagliato perché copro Le questa bellissima ciccia. Quindi adesso un attimo solo che devo. Mi sposto. Mi sposto, datemi un secondo. Mi sposto, dove mi metto?
Fuori. Nessuno vuole vedere il Samuel. Come nessuno vuole vedere il Samuel? Come faccio a spostarmi? Così! Mi metterò qua in alto. Però no, dall'altra parte. Così. Proviamo. Mi metto qua. Sperando che non ci sia un menu qua. Cioè, oddio. Speriamo di no. Sì, e poi si scoprì che c'è il menu. Non lo so comunque. Vabbè, comunque. E bisogna chiudere la porta prima di uscire. È giusto. Giustamente. Ecco, ma che carina che siamo, guarda! Ok, è perfettamente chiusa. E così capiamo che il gioco non si svolge in Giappone. Ma adesso posso contare più di te. Quindi ricorda che giorno è oggi? Oggi è... sì. Ah. È il Devo 31 mettere io? dieci Ma o è è già un un altro? indovinello per chiedermi se oggi è Halloween? Direi di sì. O devo mettere la data di oggi? Non è che se metto la data di oggi il gioco lo sa e mi dice... No, Non quella è la data credo di... che sia Vabbè, mettiamo il così 31... intelligente. Il 31... Allora, questi sono i mesi perché arriva fino a 12, quindi mettiamo il 10 e anche il 31. E vediamo. Oh! Ho fatto un achievement! Li vedete voi? No! Ho fatto un achievement Halloween, vabbè, grazie mille. That's right! It's Halloween! My favorite day! Madonna, il suo giorno preferito dell'anno. E in effetti Halloween è sopra maggiore Natale 100%, eh. So, Lorenz, te cosa ne pensi, ma... Nightmare Before Christmas insegna. Ah, vabbè, sì, assolutamente. Ok, ci divertiremo un sacco stanotte. Questa è la tua prima volta fuori dalla casa. Cosa vuol dire? Quanti anni abbiamo? Due? Seguimi e non perdati, mi raccomando. Può essere. Ricordati che non hai senso dell'orientamento, quindi noi siamo È molto simili, Zoro. ragazzi. Comandiamo Zoro, signori. Vabbè, sarebbe terribile se inciampi e ti spacchi la testa da qualche parte. Beh, cioè, stai tranquilla. No, dai, ma noi siamo grandi, cioè, non siamo mai usciti da quella casa lì. Come mai? E voi proprio ad Halloween? Abbiamo avremo dei Cioè... problemi. Siamo degli hikikomori. Ok, vabbè, adesso aspettiamo un attimo prima di teorizzare robe. Andiamo, dai! Aspetta che ho il mouse in mezzo alle palle, ma non si sposta sto Vedete, noi coso. brilliamo di luce pro, di luce, insomma. Sì, Siamo noi nelle abbiamo... Siamo lampade. una torcia, sì, abbiamo castato luce. A proposito... perché ti sei vestita così? Perché è Halloween, figa. Mi sono messo una zucca in testa, no? Sembra una decorazione di... certo, è Halloween. Bro, sis, che problema c'è? Ma Man. io sono tranquilla con questo. Miss Charlotte mi ha detto che potevo diventare qualsiasi cosa volessi oggi. Ah, io indosso questo cappello da strega solo ad Halloween, vabbè. Ecco perché amo Halloween, ma questa qui che problemi ha con le zucche? Scusami, le zucche sono di Halloween. Che problema Non c'è? so. Io non lo sto capendo, vabbè. O forse lei si vede vestite diverse? No, no, no. Perché, boh, ha detto Halloween decoration, quindi no, cioè, va bene. Una zucca, cioè, quelli lì comunque sono gli alberi sono palesemente dei plug anali. Non so che asset ha scelto questo programmatore. Se li ha fatti lui, per me si è ispirato. Comunque, Essere. perché sei spaventata da Dai quelli? plug anali, Mi pare giusto. Ovviamente la città, il paese è decorato con le pumpkin, con le zucche di Halloween. Non le piacciono? Le teste fanno davvero paura, ma sei tu una zucca? Quindi lei si è vabbè. vestita da quello di cui ha paura per, boh, provare a
compensare la fobia. Sì, esatto. Ah, ma stai rovinando il mood, dai. Ma che stronza! Magari avrei fatto meglio lasciarti a casa. No, ok, forse non è stronza, forse è solo preoccupata. Ma perché è la prima volta che usciamo di casa? Si vede che siamo un PG un po' così. Mi Come dispiace, ma lei è sai? Puccina. Cioè, forse ha davvero paura di tutto? Cioè, non riesce a uscire di casa perché. Boh, era davvero un hikikomori? Lo Capisco che non ti scopriremo. O piacciono, forse no. ma. Abbiamo un posto migliore in cui andare. Dalla parte in cui non c'è la zucca. Ci ha detto che c'è un'altra casa nella foresta che sta preparando per dolcetto scherzetto. E quindi andiamo a triccare e trettarla. Va bene. Questa notte è perfetto per Fare fargli degli uno scherzi. scherzetto, va bene. Comunque ha detto che non le piaceva quella casa lì. È successo qualcosa? Ah Ah no, no, ma in sembra realtà sempre. non li conosco neanche. Ah, però la casa è improvvisamente apparsa nella foresta un giorno, così a caso. Sembra un po' maledetta, ma andiamoci subito, ci mancherebbe altro. È un po' disturbante, non è così? Visto che non vuoi andare in paese, andiamo da quella casa lì, dai. Ok, usa la tastiera per muoverti, hold shift per fare focus, per correre, e space per investigare o parlare con la gente. Alt più enter, vabbè, stai in full screen, F12 prende uno screenshot. Ho fatto Quindi uno puoi anche screenshot. correre in sto gioco e puoi anche. E posso anche compenetrare la E mia puoi amica. aprire. Esatto, puoi aprire C'era il il menu. nome. C'era il nostro nome, non ho visto. Non ho No, visto non se c'era il credo. nostro nome. No, nessuno dei due ha detto il nome. Però se apri il menu forse Ma c'è. corriamo a scatti. Allora. Che carino il menu! Ma questo gioco è fantastico, non è un Per horror. Ah, ora. posso solo su e giù posso andare. Quindi adesso. Ho Non hai zero biscotti. caramelle. Biscotti zero. Boh, non c'è un numero sotto, vabbè. Io sono quella lì. E questa è. Ah, il menu, perfetto. Un menu molto interattivo. Prometheus, signori. Ma signor Prometheus, benvenuto! Ma vieni subito, ma la porta è sempre aperta. Quella sotto. Poi dopo quella sopra te la apro io. E poi puoi aprirmi tu dopo. Ciao Prometheus! Io provo lo stesso andare in città, dai, magari supera la paura. No, è un po' incazzata. Non voglio andare in città, uffa, va bene. E allora non ci andiamo. E sotto? Segretino? No, no, posso neanche tornare indietro. Va bene, allora seguiamo quello che il gioco ci dice. Esatto, Oh, grande povero Jetta. Ciao Orzona. Puntini Riolu, buonasera! di sospensione, puntini di sospensione, puntini di sospensione. Grazie Lorenz per queste traduzioni immediate e velocissime. Stacca. Andiamo, Ecco che questa parte la casa. host. C'è qualcosa che non Amelia. va. Amelia! Ci chiamiamo Amelia! Ci chiamiamo Amelia, attenzione! Faremo. No, Faremo il prenderemo. tretto e playeremo il tricco. Mi raccomando, Amelia, questi sono i piani. E Voglio non ce quei ne andremo finché non candy. otterremo delle caramelle. E che siano delle galatine. O delle morositas. Altrimenti. Il tricco. Ok. Miss Charlotte. Ama davvero le caramelle. Quindi lei è Miss Charlotte. Va bene. Vabbè, Amelia questi e parlano Charlotte dei Pierrot. cazzi loro. Comunque l'ho vista anch'io la torta. Sembrava pesissima più che altro. C'è un'altra zucca. Io la interacto. Fa niente, no. Teoricamente sì, Riolu, però non, cioè non è horror peso, è horror puccio, diciamo. L'horror puccio, diciamo. Sono i giochini che all'inizio sembrano pucce e poi c'hanno il twist, diciamo. E Esatto. a me piacciono molto. Questo Lawrence l'ha già fatto, quindi me l'ha proposto. Io ho accettato. Lo finiremo in una sera. Lì c'è una tomba. Però non ci posso arrivare. Invece sì.
un amico fedele. Beh, sarà Charlie Loyal Trent, credo sia un cane, dice un amico fedele. Abbiamo idee di horror diversi. Vabbè, no, porn horror era il meme che avevo fatto io con Furto, col porro. Allora, io direi che possiamo entrare in questa magione. Benvenuti nella casa del piacere. Dolcetto scherzetto, che bello che c'è anche la splash art. Esatto. Appoggiate i giubbotti pure lì. Ma che ha sto posto? Ah, puzza di marcio. Ma dai, ma siamo camminati sulle blatte. E il tappeto è appiccicoso. What the fuck? In sospensione. Ma è... Alucard, benvenuti al mio party. Ma sì, è... Piuttosto che vedere me che faccio questa cosa, fai benissimo. Ustachiele, mamma mia. Ustachiele è la miglior perla del cinema sitcom italiano. Welcome, benvenuti al mio party. Qualcuno è al secondo piano, non posso, non riesco a vederlo. Dacci le nostre caramelle oppure preparati a passare dei guai molto grossi. Ma in tutti questi anni oscuri ho solo aspettato degli ospiti. Finalmente siete qui. Questo è uscito, questa notte, scritto in rosso, le porte saranno aperte. Alzatevi senza luce. È una festa, un gioco. Voi vi divertirete. Ma è sparito, noi impassibile proprio. Nani? Scusa? È così che accogli gli ospiti? E quella ci va dietro. Lei vuole caramelle, io voglio ciulare. Aspetta, Charlotte. Ah, siamo rimasti da sole. Noi abbiamo la W di Wario sul petto, tra l'altro. Esatto. E noi siamo veramente pucce, emaniamo luce e non siamo mai uscite a casa nostra. Beh, adesso siamo questa fissa in testa. Perché non siamo mai uscite a casa nostra? Non sembra che abbiamo... ok, forse parliamo tranquillamente con Charlotte perché siamo sempre stati con lei, però... Ragazzi, c'è un cadavere sotto il tappeto palese. La coppia aspettavo. E se li tocco? Il tappeto è appiccicoso e sembra divertente. No, è smells funny, dice. Cioè, odora di divertimento. No, smell funny è un modo inglese per dire che ha uno strano odore. Ok, perfetto. Vabbè. Anche questi? Niente, non sono interagibili. Non sono interagibili, vabbè. No, non siamo fantasma. Ma dove vieni a muovere loro? Non passo da si muore, questo è un tappeto. Per noi siamo una tizia che è uscita di casa adesso per la prima volta insieme alla sua amica Charlotte. E... Boh, siamo finiti qua. Io non vado dietro Charlotte, esploriamo. Sono debole, non sono molto sveglia. Nonostante questo, voglio fare tutto ciò che mi è possibile per aiutare Charlotte. Io eravamo saliti sulla libreria perché c'era una scala in quel punto dove Sì, sì, salito. Quando ero salito, sì, c'era uno, però non ho interactato, magari c'era qualcosa. Per fare per il suo lei. Bene, io sono nata per lei. Ricordo questo più di qualsiasi altra cosa. Oh, di lore. Io sono nata per lore. Lei. Quindi può darsi che lei mi abbia creato, forse perché voleva un'amica. È per quello che aveva paura a farmi uscire di casa, perché era la prima volta e lei era preoccupata che io sbattessi la testa e mi spaccassi la testa.
Beh, ha detto chiaramente, quindi sì. Fullmetal Alchemist, O mi ha... creiamo. Sì, cioè, mi viene da Ah, pensare che ecco sia già il successo, nel senso magari ha creato... libro è il salvataggio, se non ricordo male. Immaginavo adesso, perché non è Deltagon, quindi direi di sì. Allora... No, vabbè, perché c'è una cosa in Delta, vabbè. Sei sicuro di salvare qui? Sì. Ma hai Salvami. scelto no. Hai Ah, scelto no. ok. È il pizzo che dà... Ok. Un quarto Cioè, sì, d'ora e abbiamo. noi... Lei è vestita a strega, la mia amica. Non so se è perché è Halloween oppure è sempre vestita così. Facciamo finta che, non... che è vestita così solo perché è Halloween. Ho trovato 13 caramelle. Ok. Ah. Adesso nel menu E le vedrai, boh, immagino. quindi mi ha. Ah, è vero, giusto. Sì, ne ho 13. E cosa posso farci? Ah, niente. Ok. E boh, quindi o mi ha creato il laboratorio su un robottino, non lo so. Mi viene da pensare che se si preoccupa della mia salute, che io mi posso spaccare la testa, è perché ha creato qualcun'altra prima Giusto. di noi. Indovina cosa c'è per cena? Premi X per annullare la... Annullare the antwoord che abbiamo... No, no, annulliamo, annulliamo. Annulliamo. Delete, delete. Come faccio a deletare? Delete. Cancel. Allora vai in cucina a scoprirlo, date una mossa. Va bene, dai, ci In vado, dai. sto gioco interagisci con tutto, anche con le botti, perché possono esserci delle caramelle. No! E vabbè, ma che casino, scusami. Vabbè, scusate l'audio, però. Ma davvero così interagibile? Vai, allora spingo là su tutto. No, i Allora, quadri direi proprio di no. torniamo nella stanza di là che c'era la scala. Scusami, che volevo. Ma è sparita la musica. Ti piace Sì, lo. leggere? Ma a chi lo sta chiedendo, scusami? A se stessa? Do you like reading? Dracula. Ok, mi sembrava anche molto simile al proprietario di sta casa. C'è qualche classico. Altro classico, You Got Prosciutto. È pieno di romanzi gialli. Black Cat. Sarà il manga di Yabuki? Probabilmente sì. Do you like reading? Ma chi è che me lo sta chiedendo? Un fantasma? Chi è che me lo sta chiedendo? È la libreria che te lo sta Lo sta chiedendo. chiedendo alla libreria, probabilmente. E ci Lettere e sono carte lettere e sono. carte che sparpagliate. Trick or treat, cocco. Trick or trap, è cambiato. Ah, me l'ha ripetuto. Ok, c'è un dipinto di un uomo giovane. Che sembra palesemente il vampiro di prima, però senza l'ombreggiature. Ok, sempre lui. Ok. Che cazzo? Ah, la mano. Guardala. La Sì. vedete anche voi? Sì, non la sto coprendo. È apparsa un amaro sul quadro. L'indovinello della Sfinge. Sempre quello. Ha 3 copie dell'indovinello della Sfinge. Oppure sono tutte copie dell'indovinello della Sfinge. Sai che Tanti devi libri. dire. Fantasma e l'opera. È qualcosa riguardante la mitologia e il folklore. Ok. Ok, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Vabbè, direi dei classici del gotico. C'è un fantasma! Eccolo il fantasma, Riolu. Contento? Eccolo il fantasma, sì, adesso lo interactiamo, salviamolo e lo interactiamo. Sia mai che Sam non salvi. In questo gioco, cioè, ci sono gli eventi scriptati, ma quel fantasma lì è comparso dopo un po'. Ciao! Beh, giustamente un fantasma gli passa attraverso. Non fa niente. Ciccio! Ciao! Caramelle! 30 caramelle! 20. 2 caramelle! 20 caramelle, sì. Buonanotte, dislessia. 19 caramelle. Perché 19 caramelle ci metti? Ma mettine 20.
bene, Abbiamo dai. finito. Effettuiamo dell'esplorino, dai. Altra trama, attenzione. Non posso essere da sola senza Miss Charlotte. Il pericolo è ovunque. Questa casa Fa star male. mi fa star male, sì. Devo trovare Miss Charlotte prima che sia troppo tardi. E le darò tutte le caramelle. Raga. Raga. È molto inquietante questo. Quello che dice a se stessa. Brick. Toru. Toru. C'è un uccellino, però non dice niente. 8 caramelle. Ok, iniziamo a entrare nelle stanze. Iniziamo. È bloccata. Ok, Non ricordiamocelo. iniziamo. Iniziamo da questa. Oh, un altro salvataggio? Un po' inquietante sto posto. Sì. Credo. 8 candy. Sì, esatto, ci si entra anche da lì. Candelabro. 23 candy. Quanto c'è del sangue sul tappeto. Prendiamo il giro largo e andiamo al salvataggio. E pixel! Carrie. Stavolta Ciao Horror Night. Pixel. Hai visto che siamo in una Pixel Horror Night? Ciao, benvenuti. 12 caramelline. E facciamo del salvo, che non si sa mai. Allora, io mi avvicino a quell'orso. Non ti Non è serve così. qua un po' di luce? Sì. Sì che mi serve un po' di luce. Ma che mi st non sta dicendo? È un teschio? Sans. È Sans? Anche la voce va. Forse devo cliccare su candelabri. Scaletta. Scaletta, non posso. C'era una chiave però. C'era una chiave nella sua bocca, se ho visto bene. Sì, c'era una chiave. Però io non lo farei con la luce spenta. Magari mi mangia davvero la mano. Aspettiamo. E qua c'è uno sgabello innanzitutto. Forse lo sgabello mi serve per accendere. Ah, lo sposta da sola. Sta spostando da sola, eh. Guarda come fa fatica. Perché sto spostando questo? In effetti. Ho capito. Forza. E se lo rifaccio, perdonami. Però la stessa cosa. Ah, ma si muove random proprio. Oh, io faccio una cosa, lei si pone delle domande, giustamente. Però almeno dà senso alle mie azioni inutili. Allora, facciamo il salvo. Fatti mangiare la mano. E facciamoci mangiare la mano, vediamo cosa succede. Sì. Ok, ho la chiave della cucina. Attenzione. Sì. Adesso devo andare via, però. Non è che mi Non ha inseguo, mangiato adesso. la mano. È chiusa. Passiamo, prendiamo la larga. Comparso un tizio. C'è una X sull'orso adesso. Andiamo dal tizio. Va bene. Andiamo sulla X prima. Eh sì, è sempre l'orso. Però non ha più la chiave, perché ce l'ho già io. Ciao. Io sono Amelia. Ho una zucca in testa. Mamma, Mama, no. non mama. Mama, non mama. Non rispondere. Non ti Lei ama, ti ama, dai. lei non ti ama.
Non rispondere. Cazzo. Forse devo saperlo in base a qualcos'altro che devo ancora trovare. Può essere. Aspetto a rispondere. Probabilmente sì. Cioè, è Aspetto. meglio. Non vo sì, magari una subquest, cazzo ne so. Se sbaglio muoio. Ok, giù non si, non è Facciamo che aperto. aspettiamo. Aspettiamo a rispondere finché non abbiamo interactato con tutto l'interactabile. Ok. Questa Questa direi che è porta è la chiusa. porta della stanza. Forse Sì, no, che ma adesso ho sì. aperto però. Ma scusami, si apre solo da un lato, che è una porta di emergenza. È come quella porta in Resident Evil 1 che si poteva aprire solo da un lato, dovevi sempre fare il Esattamente. giro. Madonna mia. È una cheat. Sicuro, sicuro. Poi ci sono Allora. sempre i nostri C'è il amici. nostro fantasmino. Un giorno ti mangerà. Allora. Ah, questo mi chiede di nuovo cosa c'è per cena, ma io non lo so. Quindi andiamo in cucina per scoprirlo. Ok, adesso ho la chiave della cucina, quindi posso andarci davvero. Ah, ci sono dei barili che non ho spaccato. Break. 10 candy. Oh. 8 candy. Quanti ne Got ho? prosciutto. Ho già 133. C'è il flavor text? No, non ha il flavor text. La porta è. Sono Gangplank? Sì, io spacco i barili, hai visto? Ma. Bel posticino questa stanza. Bellina la cucina! C'è anche un gatto morto in mezzo. Io intanto sono entrato in bagno. Non si sa mai. Il bagno, il No, peggior nemico. ma la cucina col quadro del pomodoro. Cioè, parliamone. Ah, ma guarda, anche nei tegami nella pentola c'è il pomodoro, quello non è sangue, è stato pomodoro sparso per. Poi lì c'è la Certo. botte di vino che ha perso vino, lì ci sono le bottiglie di vino che hanno perso vino. Non è sangue. Tranquilli. Ok, una vasca vuota. E la doccia è rotta. Rippo. Trash. Ok, pulito almeno il toiletto. Ma siamo noi in contrasto. Negativo. Lo voglio rifare un'altra volta. Adesso non c'è niente di interessante dentro. Ma richiudiamolo. Voglio rifarlo per vedere. Ok, può darsi che quindi. Visto che noi ci vediamo così allo specchio, è perché non siamo uno spirito, siamo qualcosa di evocato forse dalla tipa. Come i vampiri che non possono specchiarsi, no? Queste cose qui. Noi ci vediamo in Sam lancia le teorie. colori contrastati. Eh sì, lei dice di essere stata creata solo per la tizia, quindi. Mi piace molto la sua faccia del menù, è proprio. La faccia di. Che cazzo? No, ho sbagliato. Cosa faccio? Ok, key kitchen. La porta si è Porta. aperta. Quindi gli oggetti dobbiamo attivarli noi dal menù, non si attivano da soli. Stiamo. No. Un attimo. C'è qualcosa che non torna. Vado a prendere da mangiare. Torno subito. Vabbè, Vedi che. sì, dai, è ovvio che le macchie si spostano mentre tu vai nelle stanze, le macchie si spostano così tu vedi la casa bella smacchiata, ma in realtà è solo apparenza. Se uno si estranea e prende un punto di vista esterno, può vedere che le macchie effettivamente ci sono. Non fa la piega. Quindi, mentre noi eravamo nel bagno, cioè tra il bagno e la cucina, qualcuno ha pulito ed è andato a ammazzare qualcuno in bagno, oppure, ma c'è qualcosa di infestato che non torna. 15 candy. Allora, adesso interattiamo con tutto. Ci sono varie cose nel cassetto. Oh,
trovato una pozione blu. Adesso la leggiamo, ok, del cibo. Ci sono un po' di bottiglie di vino poco costoso. No, costoso, scusami. No, poco, poco. Di poco, chip, vino... chip, giusto, chip, di bassa. C'è questo Dracula qui, poverino. E... di legno. Sì. Lo dice anche lei, guarda, pensavo che fosse un po' più lussuosa, la grande magione del piacere. Sposa... Mary intende sposa oppure il nome di una persona? No, è maiuscolo. È Marianna. È Marianna, sì, il nome. Marianne. Marianne, Marianne. Cosa stai facendo? Dai, sbrigati. E porta quel vino. Sposa Anna. Ho visto dopo che è maiuscola. Nella dining room. Portano nella dining room. In un minuto. Sbrigati. Regà, a tempo? Attenzione. Mi dispiace, ma non sono Marianne. Meglio che glielo porti. La dining room è quella a sud, giusto? È il salotto. Ma l'ho preso il vino, non lo so. L'ho preso il vino? No, devi prenderlo, mi sa. Oh oh, l'ho preso. Non l'ho preso. Dammi il vino. Ok, ho trovato il red wine. Vai, vai. Puoi entrare anche da... Vabbè. No, quella no, ma non è... Sì, sì, è... Entrambe le porte. Ah, intendeva proprio questa. Io pensavo il... Tieni, 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 eccolo. Ah, no, questo. Tieni, tieni il vino. Hai portato il vino. Grazie. Hai perso il red wine. Sì, la cena sarà presto pronta. Non ti preoccupare. Ah... Tanto sono le scope di Topolino. Qualcuno deve pur pulire. Non credo. Quindi siamo riusciti a entrare senza password in realtà. Grazie a questo trigger. Ottimo. In questa stanza però non è che ci sia molto, a parte le caramelle. Io però volevo... Vabbè, interattiamo questa stanza. È un puzzle? Allora, zucche. Analizziamo questa immagine tutti insieme. Zucca. Dopo un po' l'immagine non c'è niente. Cioè, c'è un cesto di caramella. Allora, c'è una zucca. Ah no, un'operazione matematica. Zucca è zucca per fantasma meno cesti di caramelle uguale punto interrogativo. Quindi il fantasmino, però il fantasmino c'ha una scopa in mano. Forse intende fantasmino più... Ah no, intende le scope. Perché può le scope essere. Che si muovono forse non sono, non si muovono da sole, c'è il fantasmino che le sta muovendo. Plot twist, incredibile. Forse le intende scope, le scope, non il fantasmino che c'è all'ingresso. Quindi zucche può per essere. Scope, meno... Cesti di torta. Ok. Sì, sì, sì. Magari questo è un indizio. Ah, non posso risolverlo. Non si apre. Sembra un'equazione. Vabbè, andiamo a risolverla, dai. Tanto prendiamo le caramelle. Ah, ma forse intende in questa stanza. Può essere. Perché in questa stanza c'è già tutto. Vedi, ci sono le zucche. Sì. Tre. Proviamo, quindi sono... 3 per 2. Sarebbero 3 per 2, 6, meno 1, 2, 4. 3, 4, 2. 2. A meno che noi non siamo una zucca. Vabbè, mettiamo 2. 8, in quel caso sarebbe... no, allora 4 è il numero da mettere in quel caso. Perché se anche noi siamo una zucca, siamo 4 per 2, 8. Meno 4, 4. 4. Penso che le scope siano fantasmi. Ho missato qualcosa? Beh, credo che... Sono sicuro che non sia un fantasma. Oh oh. Interagiamo con le scope?
Zucca, Zucca, fantasma, fantasma, caramella. caramella, chi sei tu? Oh. Io. Io? Sono un Ovviamente fantasma. sono un fantasma. E quell'altro? Aspetta. Cos'è, una zucca? Dove è andato il vino? Sono un boomstick. Come posso farlo? Ok, quindi il fantasma con la scopa è solo uno. Però, secondo me, le zucche sono quattro, perché ci siamo anche noi. Quindi Quindi, 4 per 1, 4 meno 4 2, per 1, 2, 4 meno 4, 0. 0. Però 0 Ma l'avevamo già messo e non andava bene. Quindi, meno credo 1. ci sia un segreto in questa stanza che dobbiamo trovare. Well, I'm not a Tipo. ghost. Ok, sì, adesso cerchiamo in tutta la stanza. Sono palesemente tre zucche, direi, no? Sì. E con noi siamo quattro zucche. Pumpkin Edge. Beh, lo dice anche per me, siamo quattro. Bon Fine Bone China. China. Qual? Cosa intende con Fine Bone China? Raga. Vabbè. Non lo so. È una descrizione che probabilmente non cogliamo. Sono tanti tè, ma sono tutti scaduti, ma. Ma bevitela una teina. Non ho interattato con questo. Cioè, allora, la pianta c'ha una X sopra. Niente. Questo è un fantasma. Stava pensando, che è successo? Stavo pensando. Stava pensando. C'è qualcosa che non Vediamo. abbiamo colto. Vediamo se era veramente un per e un meno, vero? Oh, non è che è un più. Forse intende un più? Sarebbe 4 più 2, 6 meno 4, 2. Che però ci abbiamo già provato. Se no si provano. Se no, tanto sono 9. Ma non volevo provarli tutti, cioè volevo capire come arrivarci, uffa. Allora proviamo con il più, ma solo con 3 zucche. Allora 3 più 2, 5 meno 4, 1. È 1. l'unica. Sono sicura di No. non essere un fantasma. Ok, se, probabilmente te sei una zucca, però ci sono due scope, quindi sono due fantasmi. Ma questa dice di essere una broomstick, non di essere un fantasma. Ok, va bene, allora è uno, però a quel punto abbiamo già provato sia l'uno che il. A meno che non intenda. Mi sento un coglione, però. Fammi vedere bene. Non è che intende anche le cose che ci sono fuori. Boh. Non è ancora ora di cena. E torna indietro, giusto? Oh, ho fatto una cazzata a uscire. Not yet. Ok. Boh. Adesso che l'hai fatto mi è tornata in mente una cosa. Allora. Esci e. Vedi che anche qua ci sono dei portaciossi. Non è che devo contare anche quelli che sono qua? Lì non c'è niente, qua non c'è niente. Comunque, come vedi, in qualunque delle due stanze entri, è quell'altra sempre quella messa male. Sì, no, è chiarissimo. E comunque, Sam, entra e di che la cena è pronta. Entro e dico che la cena è pronta, perché? Vedrai. Mi è tornato in mente quando ho visto Quindi la. dovevo uscire. E c'è un nome caramelle, tra l'altro, che spawnato tutto. E sono. La farata, la farata. È difficile pulire.
Menti Candy, quello lì mi ammazza. Se io vado vicino. Ciao. Okay. Talk, sì, parliamo. Aiutami. Aiutami. Qualcuno. Oh, Darica. Prego. Darica, caschete. Puoi pulire questo per me, miss. Certo, va bene, va benissimo. Cosa devo pulire? C'è una cosa? Ah, sei molto gentile. C'è un po'. C'è tantissimo che si è splittato su di me. Ok. I double clothes. Ok, è pieno di macchie rosse. E puzza. Che cacchio è successo in questa dining room? È un casino. Ma è il fantasma senza telo, guarda che carino! Please. Ok. Allora, prendiamo le caramelle. Ok, adesso cambia. Aspetta che è cambiata la pianta. Queste sono sempre 3. Quindi sono. Ok, adesso sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sono altre caramelle qua. Non le avevo viste. Quindi sono 6 per 1. 6 meno 6 per 1, 2. 2 3, 4. Un fantasma e un fantasma scopa. Giusto. Quindi 6 per 2, 12. Meno 4. Meno 8. 4, 8. Ah, devi rientrare. Devo uscire e dire che la cena non è pronta. Not yet. A meno che non devo sommare quelle di questo mondo. Cioè di questo, diciamo. No, perché ti viene una cifra troppo grossa. Giusto. Quindi 8. Yes. Era giusto. C'erano un po' di giornaletti. Per letture così, da cesso. Ho trovato la chiave della clock room. È la stanza. La stanza clock e mantello. Orologi? No, clock, no, come mantello, giusto, ok. Quindi l'armadio, diciamo, la stanza armadio. Sì, bro. Il guardaroba. Esatto, il guardaroba. È il guardaroba, ok. Esatto, avete presente quando il guardaroba è quel lavoro che uno fa, viene pagato per guardare della roba. Va bene, io volevo vedere. Ah, ci sono. Recupera 100% di vita. Cosa? Penso sia qui prendiamo danno in questo gioco. Ok. Ma può essere. La clock room sembra essere a est della mansione. Direi che la porta chiusa che ci siamo persi prima. E poi abbiamo la lenzuola sporca del fantasma. Ok. Forse la laviamo nel bagno, quella del, giusto, andiamo in bagno a lavarla, giusto, giusto. Sai che sono 60 anni che non salvi il gioco? Sì, adesso salvo. Sai qual è la cosa divertente? Che magari se io salivo le scale c'era un trigger con Charlotte. No, di trama. Però no, chi se ne frega. Sono andato subito per i cazzi miei. Tu porta il vino lì, mi lavami questo, risolvi i cazzi. Perfetto. Non mi frega niente. Beh, Charlotte. No, ma devo andare con lei prima che sia troppo tardi. Sì, ma il vino, sì, te lo porto subito, guarda qui. Il vino, vino. Allora, laviamo le lenzuola. La doccia è rotta, mi ricordo. C'è il lavandino. Non penso che si riesca a lavare solo con l'acqua. Azze, quindi lo mettiamo nel cesso. No. E quindi niente, non possiamo lavarlo con l'acqua. Dobbiamo cercare del sapone. Mettiamo in lavatrice. Ah, oppure del sapone, giusto. Ok. In lavatrice. Ah, che c'è in lavatrice. Perché in questa casa c'è chiaramente una lavatrice. Vabbè, possiamo andare a aprire la clock room. Sì, ah, posso salire un secondo così magari triggerò. È quello chi è? È il maggiordomo. È l'assassino. Ciao. Ma che figo. Buonasera.
Che belli questo roleplay. No, allora io ti direi. No, vabbè, dai, roleplayiamo. Ma non mi frega un cazzo di che sia lui o di aiuto. Dov'è Charlotte? Ah, la signorina? Ah, non sono riuscito a prenderla. Ma sono sicuro che sia ancora nella casa. Sei qui per il party, non è vero? Spero che tu si diverta. Ah, per favore, prendi questa. Potrebbe essere utile. Una torcia. Ok, posso azionarla dall'item menu. No. Ci sono oggetti che possono essere, che non possono essere trovati nell'oscurità. Quindi usa una flashlight quando esplori la casa. Perfetto. Bastava salire le scale, Samuel. Bastava questo. Questo tizio con questo coso sull'occhio mi ricorda molto quell'anime in cui c'era la tizia che teneva l'occhio, che aveva la maschera su un occhio Ah, solo, ho non mi ricordo. capito. Sì, che ha il nome assurdo. Sì, ho capito. E tutti gli oggetti Mi non sembra si attivano. E automaticamente devi selezionarli e Black darne. Shoujo qualcosa. Quindi proviamo a usare subito la flashlight. Io l'ho puntata in addosso. Sei uno Slenderman. Poveri. Ok, che figata. Quindi dobbiamo fare del backtracking, però adesso io ve lo dico subito. Buonasera. Aiuto! È un salvino. Se fai aiuto, fa il salvino. Ok, buonasera. Chi sei? Dai, esploriamo un po' allora. Mi chiamo John! John 28! È proprio lui che ha cambiato lavoro. Mi piace riconoscerti. È John El È proprio John Aldo. 28! Sì. Allora, io direi, raga, che Vieni tiriamo sotto. fuori del flashlightino e esploriamo tutto. Ma è sparito un fantasma! Dove è andato? Ben! Ben, ti stai clippando! Ben, torna indietro! Torna qua! Ti stai Fantasma. clippando! Ho capito che è un fantasma! Cioè, no! Dove vai? Dai, torna qui! Vabbè, io ti ho avvertito, poi dopo non dire non Dovevamo sti finire il paghi. gioco entro stasera qui. No, ce la faremo. Abbiamo già risolto tanti enigmini. Ci Vabbè, sta. non sto a ricliccare ovunque, dai. Però No, qua non c'è bisogno di ricliccare sulla roba. andiamo nella stanza in cui mi diceva ti serve della luce. È tornato lì il fantasma, scusami. Ah no, c'è un altro, ne è apparso un altro. Ah, ma è proprio un party allora, qua arrivano tutti. Sono le ombre, i fantasmi. È Halloween. Allora, torniamo qui che la cosa mi diceva ti serve della luce? Che stai guardando? Ah, perfetto. Vabbè. Vabbè, interagiamo di nuovo con tutto. Sì, è sempre lo orso, perfetto. Tizio il Quello, solito che qua c'era il dirà. mama non mama, è vero. Ah, qua non lo carriamo. Non sei gentile, non carri la Un gente. cario. Ok, quindi continuiamo qui. Poi vediamo qua c'è il piano di sopra. Intanto continuiamo qui. La cloak room. Qua it's locked. Qua io c'ho in teoria la clock room key. Ok, la porta si è aperta. Quali misteri misteriosi ci attendono al di là? Intanto Nessuno. salviamo. Così, per il Intanto culo. so. Giustamente. Quel giochino che avevamo fatto torna in mente quello là in cui c'era un enigma e dicevano la risposta all'enigma era il silenzio e tu anziché il silenzio dovevi dire. Cioè, non dovevi dire niente, allora lo È risolvevi. vero, madonna, non mi ricordo che giochino era. Era a Erika, tipo, aveva il nome della ragazza. Ok, Ma comunque, questa è la perdonami. clo. No, ok, questa è la clock, ma di là non c'è la porta. Come si Non entra lì c'era che la non c'è la porta. porta? Non c'era la porta. Porta segreta. Una porta segreta. Intanto ci sono tre vestitini blu, giallo e Oddio, verde. questo è Witch House, sale con le bambole.
nostro vestitino è bellissimo, è una zucca, quindi... Che cazzo! Non fissarmi così, non essere rude. Scusa, Maleducato. non posso vederti proprio di base. Qua c'è qualcuno. C'è qualcuno nel guardaroba che guarda la roba, quindi davvero, Lorenz, non in blind. Sì, è vero, non è in blind. Allora, Il guardaroba, oh, guarderai la forse roba. se lo, gli parlo senza torcia, mi dice qualcos'altro. Vabbè, adesso esploriamo. Ma... Non toccare il mio armadio! Oh, ma è incazzatissimo! E cassetti? Non toccare le mie cose! Siamo belli. C'è un fantasma, abbiamo la torcia in mano e la stiamo puntando contro lo specchio. E il nostro riflesso non c'è. Quindi siamo un fantasma. Adesso provo a togliere la torcia. Ma anche lei non dice niente. Anche lei non dice niente. No, non è vero. Vediamo adesso. Eh no, però è Uguale. uguale. E perché nell'altro specchio faceva qualcosa di diverso allora? E si vede che ogni specchio è diverso di questa casa. Lui è incazzato quella merda, scusate per l'audio. Cosa ti ricorda? Il Niente. tizio nel cesso di Corpse Party. Sì, esattamente lui, You quello get stronzo. E it! niente, Vabbè, bro. proviamo a bussare sulla Ciao. porta invisibile. Sì, dai, proviamo. Charlotte. Tu, the, right. Usiamo la torcia, magari c'è un pomello nascosto. Eccola! Wing! Non dovresti essere Non qui. dovresti essere qui. Chi è che Ma sta? ormai ci siamo. È la porta che sta parlando con me? È la porta che parla con me? Sei persa? Sei persa? Ti sei persa? Ti piacciono i puzzle? Anche a me! Sei ancora qui? Ah, ho capito. Allora. Vabbè. Non sono un uccello, non Allora, sono non un sono un gatto. uccello e non sono un gatto. Nessuno, Nessuno. tranne il mio assassino, Ha capito. ha capito. Ora ti chiedo, qual Qual è è il mio più il mio più grande grande interesse? interesse? Tipo, Johnny è sceso dalle scale 12 volte facendo delle capriole. Qual è la massa del sole? Esattamente, esattamente quello l'indovinello. Sono cose a caso, è impossibile indovinare questa cosa. Ma i suoi Non interessi sono un sono i uccello. puzzle, perché lui ha detto che gli piacciono i puzzle. Come si scrive puzzle? Uzzle. Con due Z, Sì. Uzzle. I puzzle, a lui piacciono i puzzle. Me l'ha appena detto, quindi è questa la risposta. Oh, Quella questa è la veramente. risposta. Era davvero quella. No, era abbastanza semplice perché la domanda era talmente nonsense. Ho sbloccato l'achievement Riddle Room. Attenzione. Caramelle, Questa cosa del tante caramelle. caramellame, ragazzi, vai. 3, 25, 17, 12, 19, giocateli all'otto, 20, 10, 25, 14, 16. Adesso mi chiede quante caramelle hai raccolto? Cazzo. Io da piccolo, quando sentivo il lotto, io poi pensavo che fosse il gioco del apostrofo 8. Cioè, cosa si gioca con il numero 8? Scusa. Figata il piccolo Lorenz. Ok, c'è una broomstick. Una bloomstick. Non pulisce, non vola, non porta nessun. Ah, questa è davvero Secchio. una cheat. Questa è la cheat a fantasia. E non porta nessun secchio, perfetto. Non è ancora Non è. mezzanotte. Oh, Ma Riolu si è abbonato. Riolu! Ma grazie per il sub! Grande, Riolu! What's the writing desk? Nevermore. Nevermore. What's, non so che voglia dire, sarà una parola arcaica. Mm.
Nevermore mai più, Sì. vecchio. Vabbè, mai più Ah, sulla ma scrivania. quos intende disse. Questo è una citta al corvo. Disse il corvo, mai più. Invece questo Ah. è disse il banco da scrivere, mai più. Va bene, perfetto. Sì, penso sia una citazione al corvo. Porca Madonna, assolutamente. Vediamo se possiamo carriare anche questo. No. Ok. C'è una finestra. Una cornice di finestra su Qualcosa mitologia e riguardo mitologia folklore. e folklore. E ci Dei sono classici. classici e qualcosa su mitologia e folklore. Beh, direi che non c'è nient'altro. L'orologio dice che non è ancora mezzanotte. Io uscirei. Abbiamo fatto Però dove tutto. andiamo adesso? Allora, adesso abbiamo Mamma non questo che mamma. dice mamma non mama. Vabbè, proviamo a caso e tanto Il salviamo. tizio che non vuole che io tocchi la sua roba. Quindi, boh, dovremmo trovare qualcosa per distrarlo, forse. Non lo so. È vero. Chissà come mai non posso uscire di qua. E andiamo al piano di sopra. È vero che c'è il piano di sopra. Andiamo al piano di sopra. Sì, l'abbiamo gustato fino adesso. L'abbiamo gustato. Non gustatelo. Tricottato. Invece sì, eccoli lì, ghost. Ghost ai fantasmi. Eccoli qua, andiamo. Ma è sparito John. John 28. John Patrick Daniel, dove sei? Dove è andato John 28? C'è una grandissima sedia, fredda come la pietra. Sì, mezz'ora C'era fa. Sì. qualcuno seduto appena adesso. Come? Quindi intende forse che è Adesso. davvero un vampiro perché c'ha. Sì. Charlotte Miss non sarebbe Charlotte fermata si da sarebbe queste fermata davanti a cose. questo. Ma cosa intende? Perché ha paura? Ah no, c'è tipo una barriera. Rimbalzello! È una barriera di gomma, sì. Beh, il secondo piano a destra non funziona. Però lei dice che Miss Charlotte non sarebbe mai fatta fermare da una roba del genere, quindi io Ma credo lui davvero sì. che lei sia una strega o un qualcosa del genere, insomma. Una Qualcosa che ha dei poteri strega. magici per oltre. Ciao, È Buni! è una fork fuori dalla finestra, ragazzi. Ciao. È solo questo qua. Ciao. Vabbè. Solo qua? Sì. Tanto c'è un altro specchio lì dietro. Ma non posso interactarlo. Quindi sì, qual è il tuo numero di stanza? Non lo so, qual è il mio numero di stanza? Boh, e quindi? Quindi il piano di sopra non possiamo andarci. Allora, cosa possiamo fare? Vediamo cosa c'è di fattibile ancora. Qui non mi dà più Secondo password, me vero, per l'unica cosa entrare. fattibile che io mi ricordi è dire mamma non mama al Sì, tizio. esattamente, è quello che volevo fare. Perché qua ormai secondo me abbiamo finito. Era Sì, sì, solo sì, 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 sì. l'armadietto. Ah, Qua no, c'era. sai cosa? Non ho finito di interactare la cucina. Adesso lo faccio. Secondo me Questo era solo per il vino, onestamente. Nel bagno dovremmo pulire il. Oppure forse lo puliamo in cucina il lenzuolo. intanto interactiamo. Pane e un Pane coltello e da coltello fare. da pane. Mangiare. Non voglio mangiare questo. Ok. Ha un pomodoro. Pomodoro Molto mistico! bello. Molto tondeggiante, luminoso. Un po' mistico. Bellino. Pomodoro mistico davvero! È soltanto un normale dipinto di un pomodoro. Non importa per quanto io lo guardi. No, è palese. Vabbè, andiamo avanti. C'è una specie di salsa. A Miss Charlotte non piacerebbe questo sapore. Lei sa tantissimo di Miss Charlotte. Proprio. Sa che non può oltrepassare quella barriera, sa che quello non le piace. Non.
vuole molto bene. Oppure lei è uno molto degli attrezzi attaccata. Da pulire uno nel degli attrezzi. Oh, il sapone. Abbiamo dato il sapone. Ah, ma non c'è acqua. Beh, andiamo di là. Un forno. Sono brava a cucinare. Sì, lei è la domestica, quindi. Lei è stata creata probabilmente per tenere compagnia e fare da sorellona Charlotte. Forse non l'ha creata Charlotte, ma l'ha creata la famiglia di Charlotte per Charlotte. Vabbè, io intanto ipotizzo mentre vado di qua. E... l'avviamo il... sì, salvo. Sono abbastanza preoccupato dalla pozione blu che mi fa recuperare vita. Cioè... soap opera, sì. È quello che diventerà questa cosa. Ma io voglio entrare in quella stanza, voglio interagire con la... Le macchie sono così disturbanti. Ma cosa stai dicendo? Le macchie del... ah, ok. C'è qualcosa? Oh. Folded inside. Allora. Questi sono i vestiti della stanza di prima. No, però nella stanza di prima c'erano il verdino... il viola e l'azzurro. Il rosso non c'era. E il giallo neanche. Spesso una. Ok, vabbè, ho una magazine page. Magazine si intende naturalmente il caricatore dei Mitra. Sì. Ok, puliamo sta merda. Che ne è brava anche a fare le faccende di casa. Vedi, è OP. Ma it's all done. Ok, devo restituirglielo, ma ho fatto... la stanza sembra differente. Sì. È pieno di liquido rosso. Ah, e il secchiaio è bloccato. C'è qualcosa che sta uscendo dallo scarico. È arrugginita. Ok, non possiamo guardarci lo specchio. Non vuole aprirsi. Odora di merda. It's all done. Eh sì, it's all done. Ci sono tante, deve essere terribile pulire sta casa. Si è apparsa una mano sullo specchio. Quindi adesso se entro qua però è tutta piena di sangue perché si è invertito. Allora no. Pingere il culo. E se io rientro qua? Scusate, adesso vado avanti. Ma voglio... mi sta trollando questa casa, mi sta trollando. Ok. Allora, effettuiamo del salvo. E andiamo... diamo il lenzuolo a tizio. A dare il lenzuolo al tizio. Quindi entriamo qui e diciamo che la cena è pronta. Eccolo. Ciao, ti ho portato il telo. Tieni. Ho dato il clean table cloth al host. Oh, grazie. È stato... ah no, è così bello e pulito. A proposito, c'è un altro. Controlla. Tante. Sì. Nell'altra. Nell'altro side. This place. Che di solito fai parte. È importante fare attenzione al tuo look. Faceva? Sì. Nessuno viene più. Nessuno viene più. Ok, quindi diciamo che la cena non è pronta e parliamo con l'altro. Ok, il master beve solo la cosa rossa. Che cosa sia? Ah, non è vino rosso. Ok, è succo di pomodoro. Argenteria. Quindi argenteria. Il maestro è allergico all'argento, lo sai. Quindi è un vampiro. Confirmed. Perché non beve qualcosa di rosso che non è sa, che non è vino. Ok. Bene. E c'è rimasto da fare tizio. Mamma non mamma. C'è rimasto da fare mamma non mamma.
Andiamo. Qua di sopra abbiamo la barriera, il numero di stanza. Il numero di stanza, giusto. Allora, vediamo se mamma non mamma mi ammazza se sbaglio. Oh, via. Abbiamo il salvino qui. Voglio dire, cosa può andare storto? Ciao. Oddio. Mamma non mamma. Mamma non mamma. In teoria dopo non mamma c'è mamma. Mamma. Ho raccolto la rosa bianca. Leggiamola. Pura e bellissima. Pura e bellissima. È un pezzo di magazine. Se le sei qualcosa è stato, stato macchiato. E come, scusa? Riguardiamo la stanza su? Se riselezioni il magazine page ti fa rivedere l'immagine, immagino. Cioè, credo. No. No. Vabbè, erano le... le tizie colorate. Comunque c'entra qualcosa con questi vestiti, perché... provo... allora, lui è quello del guardaroba, quindi magari gli fa piacere, gli fa piacere se gli do un magazine page. Tieni. No, forse la rosa. Secondo me è una femmina. Prova a dargli la rosa. Ah. Eccola, la pagina che ho perso. Ah, guarda, è invece era davvero una pagina. La pagina che ho perso. Ah, ho avuto difficoltà con tutti questi vestiti. Magari puoi aiutarmi. Sì, volentieri. Ma è una slot machine, cosa sta succedendo? Devo premere... Mi sembra sia una slot machine. Ok, devo fare tutti viola forse adesso. Ok. Ho sbagliato. No, ho sbagliato. No. Magari posso andare in altre parti con l'invitation. Dove sarà Miss Charlotte? Mi hai riscattato l'aneddoto. Oh, Riolu! Aneddoto della crew! Non ho appunto il mio... Stavolta... ecco. Stavolta io avrei un aneddoto. Vai Lorenz, vai. Intanto io... lei mi dice che voglio ancora giocare, quindi io gioco. Sì, intanto... evitiamo di raccontare il solito aneddoto delle sconfitte di LOL di Sam. Io pensavo più alla bicicletta, però vabbè. Yes. Guarda un attimo. 50 caramelle. Fashion level 999. Sì, ti aneddoto tutto, Riolu, tranquillo. È un aneddoto del passato, di quando andavo ancora alle medie, a scuola media a Castel San Pietro. E, all'epoca facevo anche un'attività, qualche attività post scolastica, e ovviamente prima di farle c'era l'ora di pranzo, quindi siccome non era un'attività, come dire, prevista dalla scuola, ma era una cosa in più, normalmente io e gli altri due o tre, in quel giorno eravamo solo in tre in tutto, quindi io e gli altri due che facevamo sta cosa, andavamo a mangiare alla una piadineria vicino alla scuola. Sam, stai ascoltando anche tu? Sì, piadineria, sì, sto ascoltando tutto. Okay, stavo pensando bene. A quale fosse la piadineria, però non mi viene in mente. Vabbè, una piadineria vicino alla... vicino. Dopo questo basta. 100 metri dalla scuola. C'è da attraversare un vialetto di quelli un po' alberati con il campo da calcio a destra e raggiungi la piadineria. E lo stavamo facendo. Ho capito qual è, sì. E lo stavamo facendo anche quel giorno, ovviamente. E stavamo parlando noi tre, e però quel giorno...
A un certo punto, vabbè, c'erano altri due ragazzi, probabilmente anche loro o delle medie, o poco più grandi di noi, insomma, che andavano al verso opposto e quindi ci siamo incrociati. Solo che, come all'epoca succedeva spesso, quelli quando hai 13-14 anni o giù di lì, ogni tanto ci sono quelli che si vestono un po' da tamarro, insomma, fanno le cose un po' a caso. E vabbè, uno di questi due che stavamo per incrociare era uno di quelli che teneva i pantaloni bassissimi. Presente di quelli che si vedono le mutande in bella vista quando li guardi da dietro. Sì, ok. E va bene. Allora, mentre noi stavamo camminando e questi ci venivano incontro, a un certo punto a lui cascano letteralmente i pantaloni. La cosa bella è che continuava a camminare e non se ne accorgeva. Per cui sembrava tipo che si fosse appena alzato dal cesso e si fosse dimenticato di tirarsi sui pantaloni. Era una cosa incredibile. A un certo Chiudiamo. punto Vabbè, no, finisci, finisci. se ne è tirati su perché se ne è accorto il suo amico che gli erano caduti. Lui non se n'era accorto. E noi, dopo esserci ovviamente aver camminato, esserci portati a distanza di sicurezza, ci siamo messi a ridere come degli scemi. Chiediamo a Rilu quante volte è capitata questa cosa. Rilu, quante volte ti è capitata questa cosa? Come hai fatto a condividere su Facebook che stai giocando? Non ho condiviso niente. Mi hanno hackerato probabilmente l'account. Sì. Cosa ho condiviso, Riolu? Porca di quella puttana. Non male, 5 candy. Caramelle hai adesso? Volevo arrivare a Cioè, 1000, adesso arrivo a 1000, magari c'è un achievement. Ormai siamo qua. Dal superiore in poi sempre cintura. Come i bravi ragazzi, madonna mia. Allora, facciamo il millino, poi andiamo, ragazzi. Ancora l'ultima, dai, l'ultima. l'ultima se non la sbagli. Ormai sono diventato un king. Lì! Dai, 1032 caramelle. Direi che Charlotte sarà felicissima. Insomma, Salviamo dopo questa cosa immediatamente. anche voi dopo, cioè, non vi sentireste dei mentre camminate, vi cascano i pantaloni, insomma, e non ve ne accorgete neanche, cioè, è perfetto. Forse sembra Io come non. quelle scene degli anime di cui si Non muore mi è di mai imbarazzo. successo, però io avevo. Il problema di quando noi andavamo alle superiori, cioè almeno io andavo alle superiori, è che andavano di moda i pantaloni lunghi che ti finivano fin sotto le scarpe, ti ricoprivano tutte le scarpe fino quasi alla. Cioè, insomma, lunghissimi. Oddio, E quindi io quelli. li tenevo iperlunghi, erano sempre rottissimi alla fine, sporchissimi, era bellissimo. Se ci penso adesso, dico, boh, come cazzo facevo a camminare. Allora, abbiamo l'invito. Quindi avremo la stanza. Questo è sempre fantasma. What's your room number? Però c'ho un invito. 263. Ok. Ok, sempre quella. Davvero, Riolu, li hai tirati tu? 2, 6. Ammetto che a volte li ho tirati giù io che girava con le mutande in vista. È vero! Una volta c'ero anch'io. Hai mandato lo screen? Cos'hai mandato? Aspetta. Si riferiva probabilmente allo screen di lui che tirava giù i pantaloni. Ma come un minuto? No, ma l'ho condiviso prima di partire. No, no, tranquillo, non mi hanno hackerato l'account, l'ho condiviso prima di iniziare. 263. Tranquillo. Piena. Dove sei andato? In che senso dove sei andato? Sono davvero stanca, ma non posso dormire. Non ora. E se dimenticassi tutto dopo che ho dormito?
E se non mi svegliassi più? Cosa vuol dire crashato tutto? Oh, mi vedete? Mi Oh? Ma? Mi vedete? Oh, scrivete? Mi vede. vedete? Io lo vedo normale la stream. Che esistenza di istinti? Ah, ma è crashato tutto a te, forse? Ah, ok, Madonna, mi hai fatto cagare, non lo so! Magari Miss Charlotte è caduta. È caduta. È andata su per le scale. Ok, va bene, grazie. Questa casa è davvero strana. Ok. Otti, caramelle. Rompiamo. Oh, mi sono curato. Cosa è successo? Forse i biscotti sono la vita. Forse i biscotti sono la barra della vita. Che cazzo è successo? Tanto c'è Niente. Albino. Vabbè, salviamo nel dubbio. Ok. Quant'è che stiamo giocando? 1 ora e 12. Siamo a metà del gioco, Lorenz. Dimmi di sì, no? Penso di sì. Ok. Si può fare. Liberi di magia. E sono in lingua straniera. No, in realtà voleva dire o che sono talmente astrusi che sembrano libri di magia, ma forse sono solo scritti in lingua straniera. Ah, aspetta che questo è importante. Aspetta che rileggo allora. Ah, ok, ok. Ho capito cosa intendi, sì. È Il tututu. come se fosse arabo, diciamo. Non so cosa intendi con tututu, Riolu. No. Quando lei cammina, si fa questo passo. Lei Ah, cammina. No, te fai finta. Quando, quando cammina, lei cammina sulle punte così. Perché si vede che abita al quarto piano in casa sua, quindi è abituata a fare casino per far sentire casino quelli sotto. Comunque sì, è lei mentre cammina fa questo casino. alcuni Sento dei giornali. tututu bellissimi. Allora, ci sono alcuni Pezzi di giornali in pezzi di un giornale romanzo giallo. di un romanzo giallo. 2009 agosto 17. Rapine e Rapine e omicidi. omicidi. State attenti. Vai, Lorenz, vai. Un testimone ha riportato che i colpevoli sembrano essere due uomini. Due giovani uomini hanno agito in maniera charming e Sì. hanno condotto le vittime e hanno, sì, hanno preso le vittime mentre l'uomo anziano ha mostrato spietatezza e talento con le armi. Ok, quindi c'erano tre libri di storia. Libri di Bello storia, giustamente. il cielo stellato fuori. Ok. Dracula, Dracula. edizione 2015. È nuova. Bellino. Dracula 1979. È un po' vecchia. 1879. 1879. Eh sì. L'originale. Sì. C'è Poi un un tablò. tabloide. È un tabloide. 1960. Il E principe il mancante. principe è Il scomparso, principe credo. è scomparso. Non poteva essere trovato dopo il ballo. Non dopo la palla. Sì, no. Stanotte sogni il tututu, sì, assolutamente. I pettegolezzi dicono che il principe sia fuggito con un'amante segreta, mentre alcuni credono che sia perché la sua fidanzata se ne sia andata. Sì, l'abbia lasciato, insomma. Teo, teo. Ok. Oh, grazie per la fork! Era lui, Grande grazie per la fork. Riolu. Però potrebbe essere un omicidio. Ma sì, potrebbe Oh, è essere vero? tutto a questo punto. Potrebbe essere un omicidio. Ok. Detective novels. Carmelle. Beh, ne abbiamo già 1000, ormai non è un problema. Alcune guide di viaggio e brochure dei parchi Parchi divertimento. divertimento. Ok. Mitologia e Mitologia. folklore. Ah, questo è Mitologia. piano di sopra, ok. Ok, interattiamo. Questa casa è Questa maledetta, casa è prova. maledetta. Chi sarebbe felice? I mostri che ci vivono dentro o gli ospiti che ci entrano dentro?
Ho sbloccato un achievement library. Ok. Sì, che hai analizzato abbastanza librerie. Sì. Ma questo è un diario. Perché vedi che è scritto su un diario? Forse è lui, è il vampiro che l'ha scritto. Non cambierà la scritta, se... Vabbè, no, vabbè, prima ho parlato 4 volte con la porta, è cambiato. Va bene, ma non è una porta questa. È una Vabbè, va porz. bene, Lori. La porta. C'è un libro verde dentro. La sua copertina si muove come una bocca e sembra che stia dicendo qualcosa. Rilascialo. Aspetta. No, ecco, esattamente, Reru, non rilasciamo il Kraken, aspettiamo un attimo. Aspettiamo di capire. Qua Cos'è ce n'è che lo uno un fa po' più bloccare? assatanato, mi sa. Questo C'è un è libro il nero. Necronomicon. Sembra respirare. Puntini di sospensione. Vai via. È il libro che sta parlando. Noi comunque impassibili, non ci spaventiamo. Facciamo la gocciolina. Ma lì esiste, ma sei pazza. Allora, continuiamo a fare l'esploro, poi torniamo lì. Ok, un novel, romanzo di avventura. Romanzo di avventura, romanzo di avventura. Faccio un divanino per leggere. 4 caramelle e 25 caramelle. Ok, ah, libri con bellissime illustrazioni. Oh, finalmente i comics. Horror novels con tantissime note dentro. Ma non Note intende leggeremo post-it, forse. allora. Rilasciate il Kraken, esatto. Ok, sono parecchi libri, 11 candine. Romance novels, punto interrogativo. Cos'è? Non... Aspetta. Perché reagisce così con le romance novel? Non sa cosa Forse sia perché la non sa Roma. cosa sia l'amore, le emozioni? Sempre le horror novel qua. Teoria del fantasma, sempre più horror novel. Horror Teoria del novel. fantasma sembra all'università. Oggi facciamo teoria del fantasma. Teoria del fantasma, sempre più. Allora, questo potrebbe essere un'inculata. Perché tu vedi il libro con le catene e dici: quello lì se lo rilascio mi ammazza. In realtà, no. In realtà, è quello buono. Quello stronzo è quello che non ha niente. Può essere, però Però, salviamo prima di io farlo. esattamente adesso andiamo a salvare. Con tutte queste caramelle puoi sbloccare l'achievement della morte per TAB. Secondo me c'è. Però mi sa che devo fare il 999. E non lo farò. Ok, allora, effettuiamo del salvino e proviamo subito la mia teoria. Del fantasma. Quella, no, non la teoria del fantasma, la teoria del libro. Proviamo a rilasciare quello con le catene. Teoria del libro. Release it. Eccolo. Ciao. Ma? Scusami. Siamo morti. Alcuni libri sono belli da leggere e alcune persone sono buone da mangiare. Siamo morti così. Oh, però, Ma? era solo la 4, signore. Abbiamo Quindi, missato le prime tre ho morti. sbloccato la morte numero 4. Perfetto, andiamo. Direi che è questo. Mi sa che stavolta è Forse rilasciamo l'apparente. l'altro libro. Dai, la mia teoria non ha funzionato. Magari la Penso, morte ci numero penso 3 questa. troppo. Ok, adesso questa sarà l'altra morte. Ciao. Data lost. È la Fantasy 7. Sì, sembra una musica di MIDI Final Fantasy, davvero. Era chiuso perché la boa. Magari ci ammazza anche questo, no, se non ci hai ancora parlato. Allora, sta bellissima, adesso volevo farlo andare un attimo. Bella! Yo, thank you! Yo! Grazie! Dolcissima! Yo, Grazie per avermi pari... liberato, yo! Yo, come stai? È
anche un'edizione limitata ha bisogno di un po' di aria fresca ogni tanto. Certamente. Sì, ciao davvero, Ricky, grazie per essere passato. Ciao Ricky Pon! Stiamo giocando a un gioco dove ci sono delle zucche, delle caramelle e dei libri che ti ammazzano. Certamente. Ma si sta volando, cosa sta facendo? Ma qual è la lingua secondo voi? Vabbè. È il... Tutto quello che mi serve è qualcosa di nuovo da leggere. Ok. È carino. Che cos'è? Cos'è? Oh, attenzione, della lore! È giustamente un libro, se non siamo qua per imparare la lore. Allora, questo cos'è posto. Questo posto? Dov'è Miss Charlotte? E che cos'è quella roba lì? Penso intenda l'altro libro chiuso. Allora, chiediamo per roleplay dov'è Charlotte. Ah, una giovane strega? No, non ho visto una giovane strega. Probabilmente... Ok. Probabilmente ok. Questo posto. Ok, vivo da qui, in questo posto da quando ho ricordi. Non sono mai stato da nessuna parte. Ok, ma magari hai notato i colori delle porte qui? Che porte? Qua non sono porte. Intende la magione? C'è solo un colore che qualsiasi porta preferisce. Ogni stanza preferisce. Ah, ogni room preferisce. Ho capito, lo vedrai, me lo ricordo, lo vedrai dopo. Lo capirai quando usciremo da room stanza. Preferisce. Ok, avevo letto malissimo. Vabbè. Cos'è quel coso lì? Ah, lui è pericoloso, che si sta strappando le palle. Ok, è sempre affamato, non rilasciarlo o tutta la libreria diventerà un casino, perfetto. E ha fatto la gocciolina, boh, forse perché l'avevamo già fatto. Vabbè. Ok, quindi lui vuole qualcosa da mangiare? O no, era soltanto una quota così a caso? Vabbè. Ok, partita la host, possiamo dire che andiamo. È finita. Se rientra le stanze. Mi sa che è one time la host. Solo così, host unica? Per quando liberiamo il libro? Host uni, host orai. Ma è così o più questo gioco? Se vedi quelle porte lì sono di colori diversi. È vero, hai ragione. Sì. E io aspetterei andare su e facciamoci queste portine. Allora ce n'è una blu e una... Mi ha rotto party. Il vaso. Terremoto, corpse party. Ah, ma è comunicante. Non vuole aprirsi. Aspetta che esco di qua, vediamo se c'è la barriera allora. Proprio. Mi sono curato, secondo me, quando fa quella cosa lì. Io non ho ancora trovato comunque qualcosa che mi faccia male in questo gioco. Ho trovato solo un libro che mi... Che... Di colpo la lettera di invito è esplosa ed è bruciata. Hai perso l'invitation. Ok. Credo fosse la room 2634. Pensandoci meglio, non c'era una stanza 263. Ah. Vabbè, però ci puoi rientrare lo stesso in quella zona. Buonanotte, Riolu, grazie per essere passato. Ciao, Riolu, grazie di tutto. Vabbè, Ok, ma ho perso l'invitation. No. E quindi? Vabbè. Andiamo a esaminare la... Vediamo se non c'è più la barriera qua. Non c'è più. Proviamo ad esaminare le porte, dai. Le porte. Quella rosa prima. No. Ma entri? Sì. Ma che cazzo? Sono delle scarpe. Erano dei piedi. Sono fuggite dei piedi. Let's dance. Allora, interactiamo con la stanzina. Prendiamo le caramelle.
Allora, la stanza da cui sono fuggiti dei piedi. Le mie scarpe. Le mie scarpe se ne sono andate. E anche i miei piedi. I miei piedi. Non posso più danzare. Ti prego, trovale per me. Sì, lo faccio. Se solo questo? Sì. Tranquilla, ti porto i piedi, tranquilla. I piedi in anime saranno tuoi, presto. Un vestito rosa. Ok, libri per bambini. Qua non c'è niente. Let's dance, scritto così, però bambola, non mi fa venire molta voglia di danzare. Ok, qua ci sono dei pink dress. Qua non c'è niente e qua non c'è niente. Ok, abbiamo ok, le scarpe sono corse downstairs. Ok, ma io prima di andare dietro le scarpe vorrei bussare qui. Le trovate? Cosa? Non lo so. No? It poi, l'hai trovato. L'hai trovato. Have you found it? Non so cosa, bro. Se dico yes poi non ce l'ho? Aspettiamo, salviamo. Salva e prova. Salviamo e proviamo, dai, facciamo sta prova. Tanto visto che questo gioco è molto dinamico con le risposte, cioè. Sì. Oh oh. White Rose. Forse la White Rose? Ma perché devo dargliela? A una porta blu? Gliela do? Prova. No. Non è il mio libro. Ah, ok, vuole un libro. Però vuole un libro. Sappiamo che vuole un libro. Ok. Andiamo, recuperiamo le scarpette anime, vai. Dove sono finite? Che cazzo? Oh, il quadro che casca. Sì, il quadro si sta staccando. Il quadro si sta staccando. Dove saranno andate le scarpe? Saranno andate nel guardaroba, sono scarpe. A guardare la roba, senza gli occhi. Sono andate nella stanza qua segreta. Ti immagini? No. Ma non so neanche nel guardaroba. Io c'entro lo stesso. Ma adesso che l'ho resa felice, forse posso toccare i suoi armadi? No, si incazza lo stesso. Sempre incazzata. Va bene, comunque, però mi hai dato 1000 caramelle, sono contento. Se non lo sa, per chi non lo sa, guardaroba è solo la traslitterazione di wardrobe dall'inglese. Perché il suono di wardrobe sembra guardaroba. Sì, esatto, non è che c'è una word nel guardaroba. Vabbè. Adesso andrò in Inghilterra e anziché wardrobe dirò I want to go to the watch thing. Eccole! Altra host unica. Ma questo gioco è incredibile. Insegui le scarpe! Devo trovare le scarpe, voglio dire, i suoi piedi. Sì, 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 però arrivo subito. Ah, ti sei incastrato, eh. Irio, aia, stronza, mi ha calciato. Ma c'è una freccia? C'è qualcosa alla fine del corridoio? C'è una crepa nel muro. E sembra una porta segreta. Charlotte to the right? Charlotte to the right. Ma... quel salvataggio è nero. Il basamento è anche insanguinato. Sembra. No, non è vero, sono. Sì, sì, c'è lo sbrulcichio rosso. È una trappola? Non è che mi cancella il salvataggio. Location dungeon. La dungeon vuol dire cantina o segreta. Sì, 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 sì. Segrete, esatto, segrete. Un patibolo. Un patibolo. Allora, voi non lo vedete. Ve lo faccio vedere. Scusate. Non l'avete visto perché c'è la faccia di Sam in mezzo. Sì, guardate.
Però guardate quando steppo sul, guardate in alto a destra quando passo sul patibolo, eh? Prova a rimanerli sopra, vediamo come muore. Vabbè, easy. Dead al 5, non giocare nel dungeon place, giustamente. E insomma, possiamo... Ok, aspettate che rimetto il mio faccione in alto. Allora, Xelo è arrivato. Oh, abbiamo riotto, arrivo io grande. Xelo, buonasera. 13 candy. Oh, curina. No, via il mouse. Eccoci. Stiamo giocando a trick or tritto. Trick e tritto. Non so chi siano, saranno Gianni Pinotto. C'è una gabbia che è attaccata al soffitto. E la, sì, la dimensione non è per un uccello. Per okay. Due uccelli. Io però ho le scarpe della bambolozza. Prima gliele porto. Poi esplodo. E prima gliele porto. Dicevamo. Oh oh. Ma un gioco tritto e ritritto. Buonasera, Xela. Lì credo... sono dei fogli. Voglio leggerli. Fammi leggere i fogli. Credo che tu abbia nell'inventario non, cioè, sia i piedi che le scarpe. Oh. Vediamoli, giusto, leggiamo il flavor text. Un po', un paio di scarpe e sono fatte con cuoio, cuoio brillante, insomma. Appear of little feet. Abbiamo ci i piedini. Sti? Noi abbiamo i piedini, ragazzi. Li abbiamo... soft lock. No, non mi ricordo ci fosse un soft lock. Secondo me forse l'altro patibolo. Devi eliminare la, no, devi illuminare con la torcia qualcosa, secondo me. Tipo il sangue. Non è che c'è un patibolo buono e un patibolo cattivo. Check the floor. No. Sì. Oh! Chiavina. Ho trovato la chiave sporca, ok. Mi sembrava di ricordare, ragazzi, che col non... fatto che c'era il salvataggio qui, pensavo fosse un soft lock voluto. Cioè che tu salvi, poi rimani bloccato qui e ti puoi solo uccidere. Che sarebbe stato figo, eh. Però avrei disinstallato il gioco. Ok, it's locked. Proviamo a usare a dirti chi. Ho aperto. E spuntiamo. Nel basamento. Ma lì che cazzo c'è? Il Joker? Voi non lo vedete di nuovo perché c'è la mia faccia. Aspetta. Adesso lo vedete. Joker. Io voglio riportare i piedi alla tipa. Posso riportare i piedi? No, non puoi. Mi fa riportare i piedi, sono entrato nel dungeon, figa. Non si apre, dai, fammi... Non ho più la chiave! Allora completiamo il dungeon, vaffanculo. Salviamo. Tranquillo, ti garantisco che ci sarà il tuo momento dei piedi. Ma io voglio concludere subito la missione secondaria, scusami. Allora, pagliaccio di ghiaccio lì lo lascia... Ma è un Tom Berry? Ciao! È il dottore Dark Knight. Da forza. Tanto la mia torcia passa attraverso le pareti, è fortissima. Sì. Ah, io andrei prima a sinistra. Vediamo questa gabbia. È una gabbia immersa nel sangue. Sì. Una piscina. Una vasca rossa. Caramelle. Ok.
Red è il più bello, il più il rosso più attraente, amabile, meraviglioso. Ok. Barili. Rompili tutto. Cinque canti. Questo. Paint everything red, red, red. One Piece Red. C'è qualcosa sulla gabbia? O è sul... cioè, sembra l'effetto grafico di qualcosa che brilla ma non brilla, cioè non è animato. Sì. Non so può se può essere che ci sia qualcosa. Comunque ti faccio notare che qua nelle segrete la host c'è ed è con sì, è vero, è vero. Qua c'è una host. Vino? Barre? Testa di bambola. Scheletri. Vabbè, parliamo con il pagliaccio qua. Come parliamo? Quello mi viene addosso, secondo me. Ciao. Pagliaccio di ghiaccio. Ma! The Casco fa Montigliado, non so cosa voglia dire. The Casco fa Montigliado. Cosa? Una cheat? Vuol dire The Cask of Amontillado? Una cheat a un film che non conosco? Un qualcosa che non conosco? Desidera bene. Desidera bene? La verità è nascosta nel muro. Sì. Truth is hidden in the wall. Qua c'era il tizio prima. Qua c'era il tizio. E qua c'era il tizio di nuovo. Cioè che sono solo effetti grafici. Dai. Dici che non vuol. Dici che non vuol dire niente il tizio però. Si torna rilascia di nuovo. Scusate. Ce n'era anche uno. Amontillado è un vino. Ah, casca allora la partita di Amontillado. O la botte di Amontillado. Ah, è un racconto di Edgar. È un racconto di Edgar Allan Poe, ok? Ah, grazie. No, non lo sapevo. Grazie, Xeno. Quindi era barile. Semplicemente una cheat anche quella. Barile? Dov'è? Ah, barile, sì, ok. È il casco. Perché non è tenuto bene, quindi casco. Ok, grazie, Xeno. Ma uno scheletro, uno quello zircone. È palesemente Pumpkinmon comunque, senza l'ascia in testa. È uguale identico, stesso vestito, stessa faccia. Lying. Scheletri. Lying. C'è un altro patibolo, ragazzi. Non ho ucciso nessuno. Io ero la vittima. Non devi uccidere il clown perché è già morto. Ok. Qua c'è un foglietto. Tema centrale è l'atroce vendetta che il narratore infligge a un suo conoscente, colpevole di averlo insultato con qualche azione sconosciuta al lettore. Come in altri lavori di Poe, la trama si sviluppa intorno a una persona che viene sepolta viva. E poi arriva Gigi che dice, formaggio, perfetto. Esatto. Ok, grazie Xia. Vediamo se c'entra qualcosa con quello che succede adesso. Solo l'assassino dice una bugia. Dice la bugia. Chi è tra i tre? Ah, è uno di quegli enigmi, devi Sus, capire. Among Us. Oh, raga. Among Us come? Chi sta mettendo? Qual è il nemico dei serpenti? Among Us. Among Us. Ok. Datemi una mano. Quindi l'assassino dice una bugia. Riascoltiamoli. Vabbè, qui, tutti. In realtà basta capire se lui... mettiamo che lui dica la verità. Esatto. Se lui dice la verità, non devi uccidere il clown perché è già morto. In realtà quindi... no, perché il clown dice che non ha ucciso nessuno.
quindi mettiamo che sia anche la verità, allora vorrebbe dire che lo scheletro è l'assassino. Ma lo scheletro dice who is the victim, e quindi se lui effettivamente è l'assassino, sta mentendo. Esatto, Quindi esatto. potrebbe effettivamente essere Potrebbe lo già essere scheletro. così, Se no, perché lui... proviamoli tutti, proviamo. sì, proviamoli tutti. Allora, in questo caso qui, lui dice I was the victim e sta mentendo perché è l'assassino e tornerebbe perché lui dice che non ha ucciso nessuno e lui dice che il clown è già morto e Se quindi lui torna stesse tutto. mentendo e quindi Se fosse questo lui stesse l'assassino, mentendo e dice che il clown in realtà è vivo, quindi... allora il clown è vivo. Vediamo cosa dice il clown. Anzi, no, è il contrario, dice devi uccidere il clown perché è vivo, probabilmente. Oppure, no, in realtà qualsiasi cosa, perché è una bugia, potrebbe essere qualsiasi cosa. Il clown dice non ho ucciso nessuno. Allora, questo in realtà mi Sì, dice no, no, così è che... sbagliata, sempre perché in quel caso lo scheletro dice io sono la vittima, ma... Ed è vero, esatto. No, non sarebbe la vittima. Allora, in questo caso qui, questo dice che non ha ucciso nessuno e questa è la vittima, quindi non torna. Questi due insieme che sono la verità non tornano. A meno che non è lui che ha ucciso qualcuno, però lui... Ah, però in questo caso... focus, qua bisogna focussare. No, ho capito. Siccome lo scheletro dice io sono la vittima, vuol dire che se lui ave se il pumpkin avesse ragione, lo scheletro non può avere ragione. Se lo scheletro ha ragione, il pumpkin non ha ragione. Quindi bisogna capire in quale dei due casi il clown ha ragione. Il caso in cui il clown ha ragione, il clown cos'è che dice? Io Il sono. clown dice non ho ucciso nessuno. Non ho ucciso nessuno. Quindi facciamo finta che è lui che stia mentendo e dice in realtà lui ha ucciso qualcuno. Gli altri due dovrebbero dire la verità, ovvero che lui è la vittima e lui dovrebbe dire la verità, you have to kill the clown because... Ah, No, ok, no, questo è no, e in questo caso sbagliato. no. In questo caso è sbagliato, quindi il clown non può essere... L'assassino, il Il clown ha clown non può essere ragione. l'assassino. Allora è per forza lo scheletro, perché abbiamo già capito che se il clown dice la verità, il caso che non torna è quello in cui è lo scheletro che Lo sia la scheletro che vittima. non Esatto, disse la verità. Per me è la per me è cipolla. la cipolla. Perfetto. Sì. Quindi lo Esatto. scheletro è da uccidere. Vediamo. Sam che mente è ovvio, cioè è palese. Chi è il Scheletro. colpevole? Scheletro. Qualcosa è caduto dallo scheletro. Al teschio. Un cuore di Il seta. cuore di seta. What's Facciamo una bambola fra un po'. that? Non è una ghigliottina, è un cappio. Si chiama ghigliottina lo stesso in inglese? No, non credo. Mi diceva di essere in 5 centimetri invece. Esatto. O fra un po' facciamo la bambola, Hai eh. ragione, abbiamo il doll fit, il doll head, il silk heart, ci manca il doll body. Ci manca il doll body. Il Ci manca il doll ass. doll ass. Quello di Paciuli. Ma quindi... Un altro specchio, ragazzi, siete pronti? Però sì, c'avevano ragione, era veramente lo scheletro. Ma? Dove Dov'è? è andata? La casa è troppo grande. Amelia può perdersi Casa in casa nostra. sua, figurati. Starà bene. Siamo al di Allora, là dello specchio. noi siamo al di là dello specchio. Non ho reinteractato con gli altri due lì sotto. No, ma Cazzo, non ce vabbè, n'era bisogno. speriamo che non mi dicessero nulla di interessante. Where am I? Non posso tornare indietro. Allora, Charlotte non è venuta qui per fare trick or treat. È
è venuta qui per uno scopo preciso, probabilmente correre dietro al vampiro e ucciderlo o fare qualcosa con lui. Perché è palese che gli stia andando dietro per trovarlo, non per avere le caramelle. E però lei è preoccupata per noi, però non torna indietro. Lei continua a cercare il vampiro. Ma guarda che figata l'effetto che gli ha dato. Bellissimo, bravo. Ma fra un po' ci sarà la nostra immagine distorta. Eh sì, qua. Però lei con sti specchi ce l'ha, perché anche prima in uno non si vedeva, in uno si vedeva mezza oscura. Gli Gli specchi ti specchi ti diranno diranno l'oscuro l'oscuro segreto segreto nascosto in questa in casa. questa casa. Qua c'è il plot twistone, ragazzi, scopriamo la lore di sto posto. Questo gioco è molto molto carino, Xela, se ci hai perso l'inizio, tanta roba. C'era una Lo volta finiamo un oggi, lo finiamo principe. stasera. C'era una volta un principe. Era gentile e bello e amato da tutti. Vabbè, lecchinaggio dai ministri, infatuazione dalle signore. Sì, insomma, era Gesù Cristo. Gli fecero chiedere, ma a che cos'è che interessa loro Cioè, veramente? che cosa esatto? Cosa interessa davvero a loro? Cos'è il Qual vero è? Cos'è amore? il vero amore? Gli scienziati si sono innamorati, hanno cercato di dimostrarlo. Si è rotto lo specchio. 7 anni di sfiga. Anche questo. Il nostro principe non ha fatto una bella fine. Sì, dai, un po' da superdotato, secondo me. Era il tuo. Bello quanto il principe. Per me è il vampiro. Per me è il vampiro. Io vado, Ovviamente, se non avessi avuto l'apparenza, se non avessi avuto il tuo titolo, chi sarebbe venuto alla tua festa? O chi sarebbe stato non riesco a parlare, a fianco a te? Puntini di sospensione. Lei ha visto la sua confusione e ha detto con un sorriso: l'amore è una maledizione. Io conoscevo Love is War, non Love is a Curse, però che è un momento catartico. le persone hanno perso la loro mente e le loro buone maniere per esso, per l'amore, e sono diventati patetici, allunatici, delle creature ridicole. Quelli che cercano il vero amore sono i più assurdi. Eppure sono quelli che meritano la felicità, più di tutti. Più di chiunque altro. Posso aiutarti Posso a aiutarti a trovarlo? trovarlo. È partito un. C'è un ridino. Questo specchio. Padrone di casa lo Anche usa. il padrone di casa Anch'io. lo usa. Hello, Odino entra, trova la forca speciale! Grande! Grande, Odino! Grandissimo! Hai visto che bella la forca speciale? Grande Odino! Grandissimo! Finalmente! Finalmente! Esatto. Dice, io dicevo, sono uscito dallo specchio e dicevo, ma cos'è questa volta? Grande Odino! Benvenuto, buonasera! Siamo Grazie, esattamente. Jaid, grazie mille! Diamo Tutto a posto? come Odin, ciao, buonasera anche a te, Odino.
Stiamo, come vedi, facendo l'avventura qua dei senza luce, stiamo Sì, esplorando la adesso capitale. andiamo a rialloccare, c'è già una strega che ci sta cercando. Ok. Devo essere sicura di riportare questi piedi. No, io veramente, adesso che mi ci hai fatto pensare, Lorenz, io non voglio ridare i piedi, voglio davvero fare la bambola. Non voglio ridare i piedi, voglio tenermeli perché sei un degenerato. Cioè, voglio ridare le scarpe, non i piedi. Aspetta Bene, ridalle le scarpe. che rientro Ridalle. qua un secondo, mi fa rientrare? Going back to the dungeon, yes. To the dungeon. Ah, vedi mo. Riparliamo con i tipi. Sì, subito. Ice. Ok, ho come l'impressione che ci abbiano inculati. Andiamo a leggere il foglietto. Le parole sono scomparse. Quindi, lo scheletro era l'unico che diceva la verità e gli altri due mentivano, erano gli assassini. E noi abbiamo impiccato la vittima. Perfetto. Torniamo un attimo indietro, che qua c'era un tizio. Io non credo che... Ma la flashlight? Perdonami. Ok. Non c'è Ma più. secondo Ah me sì. Io non credo dobbiamo. che questo pezzo fosse problem solving Secondo livello me 10.000. Sì, scrivere dovremmo un falso messaggio. tornare. Aspetta un attimo, ora che ci penso, vai un attimo nell'inventario. Sì. No, parliamo prima con la bambola. Parliamo con la bambola? Ok. Sì. Salvo. Facciamo un salvino Attimo. con ancora tutto i piedi. Arriviamo nel Sempre 12. Il il punto di 12. salvataggio non era lì. È Hai ragione. il piano Era di di qua. sopra? Era qui. Questo Mi sa che è il piano di sopra. Guarda le scale come sono è un messe. altro piano. Hai ragione tu, questo è un altro piano. È il piano di sopra. Questo è il piano su, quindi qua sulle scale? Sì. Ah, quindi è qui la Ok, bambola. a posto. Quindi, Vabbè, salviamo di salviamo nuovo. nel 12 di nuovo. Diamo alla bambola le scarpe, o i Solo le piedi in scarpe, questo. però io non voglio ridare i piedi, io voglio dare solo le scarpe. Mi raccomando. Ciao, ti ho riportato le scarpe. Tieni. Ma non ho i piedi per indossarli. Ma io non voglio ridarle i piedi. Mi sa che bisogna ridarglieli comunque. Ma io ho tutto il set della bambola, voglio costruirmi una bambola. Non credo che si possa costruire una bambola. E Come no? C'è qualcosa di segretissimo? Vabbè, ho salvato, io ridò i piedi. Ah, devi se c'è parlarci. interatto dice così. Vediamo se interatto con gli altri cosa dice. Però questo dice I need to give this back to her. Va bene. Gli diamo. Ho rimesso i piedi. La bambola non si muove più. Non credo che tu possa dargli le scarpe qui. No. Era solo i piedi, ok. Ma io volevo tenermeli i piedi, perché glieli ho ridati? Prova a entrare nelle altre stanze anche Vabbè, lì entriamo nelle sopra. altre stanze. Questo cerca un libro e non l'abbiamo. Andiamo su. Poi Spazi di magari passi avrò successo. torniamo in biblioteca e lo cerchiamo, però. Non Nessuno. c'è nessuno. Questa è la Visto la mia mia sta. stanza. Mi sono cagato addosso. La La testa ha testa parlato. parla. Dov'è la testa? Ma dove cazzo è la testa? Dov'è il mio corpo? Forse è ancora nel dungeon. No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
corpo, abbiamo... Ah no! Non ho il corpo! Ma dov'è la testa che ha parlato? Perdonatemi. Secondo me è quella che abbiamo noi nell'inventario, che è la tua stanza questa. Giusto, è questa che ha parlato, la Doled che ha parlato. È nella gabbia. Adesso ci guardiamo, prendiamo le caramelline. Qua c'è un fuso, quello della bella addormentata. Un fuso orario. Non lo interacto, sennò vengo ucciso. Qua c'è un alberello con delle pigne. Liberi. Senza un, senza un cuore non ci sarà più dolore. E noi ce l'abbiamo un cuore, Silk Heart. Shinzo Sasayo. Calma. Qua c'è un fuoco fatto dentro la gabbia. Cosa c'è? Lei ha detto che il suo cuore è ancora nel dungeon. Ma c'è l'altro specchio. È quello da dove siamo usciti, dal dungeon. Ah, giusto, giusto, è vero, vero. Manca questa. Sì, è vero, ma no, che bello, Silk Heart, è vero che l'opening è Toradora. E se mi toccano muoio? Stiamo attenti. Probabile. Stiamo attenti. Adesso uno svolta in giù e mi ammazza. Non c'è niente. Ma? Caramelle, hai niente caramelle. Niente candy. No, stiamo qua. Voglio queste caramelle. No! Qua? C'è niente? Armadio? C'è niente. Ora vi racconto una curiosità che non sapete. Armadio è formato dalla parole arma e Dio. Perché è l'arma che usa Dio per attaccare i suoi nemici. Chiaramente, è scritto nella Bibbia, assolutamente sì. Ok. Do you have a present for me? Sì. Le diamo il cuore. Ah. Le scarpe le diamo. Sono bellissime, voglio danzare. Si fermano. Aiutami, aiutatemi, guardi. Tagliatele la testa. Dead End 8 Red Shoes. Ok, non era il regalo. Bene. Non era assolutamente il regalo. Quindi tutte le caramelle che Sam ha fatto fatica a prendere in quella stanza. Qualche fatica. Sì. Armadio, oggetto ricorrente dei fantasy, come la Bibbia, le cose che gli hanno. Allora, io ho di nuovo i piedi. Perché di nuovo i piedi? Ah, perché non l'hai salvato. Ho caricato. Dopo... Io non glieli do, vaffanculo. Io me li tengo i piedi. Tanto cos'è successo? Mi ha dato qualcosa? No, però no. Devi completare l'enigma. No, il cazzo, completare l'enigma, il cazzo, non mi ha dato niente. Quindi posso non completarlo, io mi tengo la bambola intera. E vaffanculo. Vabbè. E no, poi come no. Si va avanti? In che senso come si va avanti? Se rimango bloccato, vediamo come si va avanti. Allora, qua innanzitutto riprendiamo le caramelle, che sono la cosa più importante. In cui... Allora, te sei brutta e cattiva, io non ci parlo con te. Via. Andiamo nell'altra stanza a vedere cosa c'è. Egoista di merda, ma scusami. Io voglio tenermi i miei piedi anime. Prima 20 mo 17, penso siano randomiche le caramelle nei piatti, o immagino così. Nomadi in zone. Questa è la mia stanza, ok. La testa ha parlato. Dov'è il mio corpo? Magari ancora nel dungeon. Allora... Cerchiamo, se noi andiamo nel dungeon, prendiamo il corpo, abbiamo tutto, abbiamo piedi, corpo, cuore e testa. Magari servono anche le braccia, non lo so. Io mi tengo tutta la bambola, forte sera proprio. Mi dispiace dirti una cosa molto... che ti dispiacerà sentirlo, ma non hai preso delle caramelle in questa stanza rossa. Davvero? Che cazzo dici? Dove? In alto a sinistra. Hai ragione. Erano quelle difficili da prendere. Ok, perfetto. Prese tutte. Si va.
Andiamo nel dungeon, allora. Salva, però. Sì, salviamo. Io mi tengo tutto il corpo e vaffanculo. La bambola di merda, là, si attacca le palle. Allora... Povera Tarita. Cosa ci fai con le caramelle? Non lo sappiamo, Odino. Secondo me è soltanto qualcosa di inutile flavor, proprio così. E non servono a potenziare nulla, sono così, a fine gioco ti dirà hai raccolto tot caramelle. Prima c'era un giochino in cui potevi prenderne infinite, praticamente. Quindi o più avanti ci dice che devi averne tot per passare, una roba del genere, ma... Mi sembra più impostato sulla trama sto giochino. Super Kick. Sì, quelle lì. Assolutamente. Il cartone lì. Le creo, sì, sì, sì. Quindi. Quindi. Torniamo alla gabbia. È l'unico... Cosa stai dicendo, Jade? È l'unico punto... Ancora Molly, misterioso. E futa. Ah, sì, le Super Kick. Okay, red is beautiful. Red pull. Vuoi provarci a mettere le scarpe? Ma? Giusto, perché le scarpe sono rosse. Qualcosa si sta alzando. Doll body. Attenzione. Sarà adorabile senza una testa. Abbiamo tutta la bambola completa, ragazzi. Torniamo in quella stanza dove la testa ha parlato. Sta ridendo il tipo adesso. Stava ridendo anche prima? Sì, sì, stava ridendo anche prima. Mi mancano ancora dei pezzi. Mancano ancora dei pezzi. Le mani, vabbè. Forse le braccia. Però body... Ah no, vedi che non ci sono le mani. Forse mancano davvero le mani. Secondo me quelli sono quattro, quindi per quattro stanze. Quindi dovrebbero essere sufficienti. Forse nell'altra stanza dove manca il libro. Allora, innanzitutto rientriamo qua e vediamo se abbiamo tutti i pezzi. Anche il mio corpo è qui, ti prego, mettimi insieme. Ok. Sai come fare? No, non è... Oh, ecco! Thank you! Ma c'è ancora qualcosa che manca. Che cosa? La doll sembra completa. Cosa manca? Il cuore. Ah, quindi i piedi non contano, cioè contavano col corpo direttamente. Manca il cuore. Glielo do. Ah, direi di sì. Eccolo, thank you. Però diceva che il cuore è dolore. E senza un cuore si sta meglio. Vabbè, ormai la bambola non si muove più. Vedi, sono tutti enigmi. Adesso dobbiamo dare i piedi a quell'altra. Devo andare i piedi a quell'altra, non si muove più neanche quell'altra. E poi devo dare un regalo all'ultima. E quindi che regalo le do? La rosa? Ti regalerò una rosa rossa. Lei è tagliata nella testa, è quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, che sia una città. Cosa le devo dare? Che cos'è la rosa bianca? Ma perché... non so se c'entra qualcosa. Abbiamo i piedi a Tizia intanto. Vado a Natta, notte. Buonanotte Odino, grazie di essere passato. Ciao Odino. E di aver trovato la forca, assolutamente. Hai trovato l'oro, sì? Grazie. La bambola non si muove più. E noi facciamo la... Sì, secondo me la rosa bianca, perché c'entra la rosa bianca con Alice e il Paese delle Meraviglie? Sai che non me lo ricordo bene per un cazzo proprio. Ma proprio no, zero. Tutta la storia almeno di Alice non me la ricordo. Che colorava le rose bianche di rosso. Hai ragione Xelo. Hai ragione. Bravissimo. Aspetta, le colorava di rosso. Non è che dobbiamo mettere anche quella nella fontana? No, forse no, mi sembra. Vabbè. Forse lei vuole una rosa rossa, non una rosa bianca.
Forse lei vuole. Hai ragione tu. Se no possiamo provare entrambe le cose finché siamo qui. Tanto dobbiamo. Secondo me ha ragione Xela e ci ammazza. No, no, vai, vai, vai. La dipingiamo di rosso. Madonna, non mi ricordavo sta cosa. È vero che dipingeva. No, non ce lo ricordiamo Xelo perché ci hanno talmente bombardato con Fu Alice che non vogliamo più avere niente a che fare neanche con l'originale. Sì, è così. Ho la Red Rose. Quella gabbia lì? Perché lì, vabbè, non. Chissà se dovrò tornare qui più avanti. Abbiamo avuto un flash con la macchina fotografica. Hai appena avuto un flash. Scusa, Lorenz, torno indietro un attimo. Voglio vedere se tornando ancora indietro indietro succede qualcosa. Parte il tizio che rimane. Qua c'è sempre il salvino nero. Il salvino nero. Si può riprendere. Ah, possiamo tornare indietro adesso. Vabbè, qua solita cosa. E facciamo prima andare di qua. Vediamo com'è cambiata la stanza. Ma Alice viandante, Alice buona, Alice oscura, Alice soldato, Alice con la spada, Alice di sto cazzo e un'altra ancora. Ovviamente sì. Alice Abdul. Terra. Ok. Tutte quelle Alici c'era. Quella che usavo io era la oscura, me lo ricordo. Comunque qua John non si è più visto, John Patrick Daniel. Abdul, madò, best sovrano, assolutamente condivido. Allora, il libro non possiamo darlo, andiamo a portare la rosa alla tizia. Non hai il libro. Il libro. Nel terzo diceva, tuo avversario non gioca. Assolutamente sì, è verissimo. È a destra, Sam. John 28 è sempre... no, è questa, giusta ragione, l'altra. No, non puoi entrare. Se gioco entra anche se non premo. Se clicco avanti, entra lo stesso. Ok, evitiamo le guardie perché non siamo amici. Siamo amici. Ok. Hai un present for me? Yes. Red rose. Mi piacciono le cose rosse. È così bella. La bambola non si muove più. Perché fa la gocciolina stavolta e non fa... Il cosa? Vabbè. Quindi adesso che tutte le bambole non si muovono più, magari ho sbloccato qualcosa. Manca quella del libro. Ah, manca un'altra bambola, hai ragione. Cosa che è rimasto in inventario? La torcia e... Abbiamo un cazzo. Abbiamo finito tutti gli oggetti. E allora John 28 è la variante dei pixel. Sì, sì, ma John 28 sempre nel cuore. Poi qui sulla destra era chiusa la porta, ma magari adesso si è aperto. Ma qua c'è qualcosa, scusami. Non l'avevo mai vista quella porta lì. Me l'ero persa. Quindi, torniamo in biblioteca. Probabilmente il libro che gli serve è quello mannaro. Mi ha trovato America Chavez. Cos'è? Che cazzo è scritto? Vabbè. Ciao. Cosa c'è? Sì. E mi serve un libro. Che libro serve quello stronzo? Deve essere verde perché la porta era verde. Bravo. Questo non è verde, è un libro nero. E boh, dove lo troviamo un libro verde? Dove può essere un libro verde? Magari laggiù in fondo dove c'è la luce che illumina di verde. Magari è un hint qua. No. Magari si è triggerato dopo che abbiamo fatto il dialogo con lui, il fatto che posso raccoglierlo. Il libro qua dentro è palesemente nero, non è verde, quindi non importa liberarlo. Oh! Ma è un blue book! Ah, non vedo la porta blu.
quella del libro, non è quella, quella verde è quella della bambola. Ah, è blu? Sì, 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 è blu. Vabbè, salviamo, non è dubbio. Ok, era effettivamente lì. Era sotto il nostro naso. Ah, sono ok, ok. Non volevo bloccare le vostre cose, Marvel. È trovato, sì, è il Blue Book. Oh, ti prego, portalo dentro. Altra host unica. Madonna, ma sto gioco è assurdo. Vabbè, sempre quella la host. No, è diverso. No, questa già c'è già stata. Ma questa è già stata, hai ragione. Puoi metterlo sulla shelf. Sulla shelf, certo. No, non posso. Ecco. Eh? C'è una pagina strappata in mezzo al libro. Le streghe sono creature malevole. Malevole, sì. Tuttavia, a loro piace fare scherzi piuttosto che essere semplicemente malvagie. Sì, esatto. Il potere e il nonsense. Nonsense, diciamo. Le tragedie continuano nel loro riso. Nel nostro liso! È una fiaba. Puoi sempre credere a qualcuno che ha i capelli blu. Bulma? Kogasa. Non puoi credere a nessuno che abbia una barba blu. La bambola non si muove più. Ok, abbiamo completato. Questa era palesemente una bambola, però non siamo noi. O siamo noi? Sì, siamo noi, abbiamo la zucca in testa. Noi abbiamo sempre o questo colore o in quello specchio là non ci vedevamo bene. Prendi le caramelle! Sì, adesso le prendo. Fantasmino! Questo non me l'aspettavo. È ancora lì, oh, si guarda. Cazzatissimo. 7 candy e 8 candy, perfetto. Quante ne abbiamo? 1345. Fairy Tales and Puzzles. Adesso okay, che abbiamo finito. Ecco, si è aperta una porta. Sì, sembra che una porta sia aperta. Ok, andiamo. Allora, noi oggettivamente non abbiamo più oggetti con noi, tranne quella pozione. E non dobbiamo visitare più nulla tranne questo posto qua. Quindi siamo... C'è un coniglio! Non so suonare il piano. Magari can't play piano. Mi insegnerà prima o poi. Se hai can't play piano, you can play veloce. In questa stanza c'è qualcosa di ucciso. Sai cosa è stato? In che senso? Cioè, cosa è stato a ucciderlo o cosa è stato a essere morto? Ucciso. Cosa è stato ucciso? Quattro lettere. Vabbè. No, no. Era il tempo che era stato ucciso qui. Il tempo è stato ucciso. Quindi il party non può iniziare. Puoi riportare il tempo indietro. Così possiamo giocare insieme, felici. Ok, era il tempo. Quindi magari se rispondi... Have you brought back time? No, non ce l'ho, mi dispiace. Time, break back time! Ritorna al principio. Quindi forse... No, è da qualche parte in questa stanza, sicuro. Sicuramente. Sembra di esserci qualcosa in mezzo... Come faccio a raggiungerlo? Deve esserci qualcosa per spegnere il fuoco. Prendiamo le caramelle innanzitutto. Vediamo cosa c'è. Si è triggerato il canto della tizia. Madonna, quanti suoni tutti che mi devastano le orecchie. E stanotte non si dorme, perfetto. Qua sono tre bersagli. Qualcosa è scritto con inchiostro rosso. Allora,
Allora, gli ospiti del secondo piano piace la musica. Ok. Poi c'è una tizia ciclope, tipo. Ok. Gli ospiti del secondo piano piace la musica. Agli ospiti della stanza rossa piace il biliardo. L'amante delle freccette, l'amante delle freccette vivono... vive sopra o sotto al pianista. Al pianista. E c'è un occhio, due occhi, tre occhi. Interagisci col biliardo? Magari sì. Old Q intende la sbarra, ok. Io però... Oh, cazzo. Perfetto. Ok. Usiamo la mazza. Ok, abbiamo la clocky. Ah, scotta, scotta. Sembra una lazza. Sand look like a dial. A dial inteso come un pendolo. Come, cosa intende con dial? Una, sì, una freccetta. Una lancetta, ok, lancetta. Sì, sì, sì. Sono due arpe. C'era qua. Questo è bloccato, proviamo ad aprirlo. Sì, si è aperto. Non c'è niente dentro. Ma sembra estremamente spazioso. Go inside. Direi di sì. Sì, vai. Narnia. Sì, raga. Narnia. Ok. Caramelle. Il box. Maybe. Scatola di giocattoli. Cioè, no, degli attrezzi forse. No. Un orologio gigantesco che è completamente fermo e è in questo armadio, una stanza o stanza. Ok, gli orologini e tutti hanno un tempo differente. Allora questo fa le 10:05, 10:10, 10:07:30. Forse non è importante. Le 15:03. Devo... Gli enigmi con gli orologi mi fanno... Mi piacciono molto. Cioè mi piacciono gli orologi a pendolo. Però cosa dobbiamo fare? Con due... Uno... Uno è esatto due volte al giorno. Uno è esatto due volte in un anno. Quale ti serve? Questo orologio è giusto solo due volte al giorno. Take it. Allora, l'orologio giusto due volte al giorno è un orologio normalissimo. Mi torna in mente questo enigma, solo che non mi ricordo. L'orologio giusto due volte all'anno? Qual è? L'orologio giusto due volte all'anno? Cos'è che si ripete due volte in un anno? I solstizi. Il solstizio? Ma... Cos'è, una meridiana? Cos'è? Ma bisogna capire anche dove infilarli questi orologi. Allora io ne prenderei, li prenderei, salviamo, li prenderei. Mi interessa prendere quel location punto interrogativo. Ok,
Quindi un orologio normale. È certo che sei un orologio normale. Io prendo questo, sono incuriosito. Sì. Hai preso l'orologio che è esatto 2 volte all'anno. Clock 365. Cioè, questo è un orologio che ogni... no, però, scusami. Forse è un orologio... calendario? Però se ha 365 lancette non è esatto 2 volte all'anno, è esatto 1 volta all'anno. Oh, il primo e l'ultimo giorno. Ah. Mm. Ok. Non prendiamo anche questo comunque. Li abbiamo presi tutti e due. In ogni caso. Ok. Ok. Which do you need? E io li ho presi tutti e due. Ho fatto si vede che ce ne serve uno, però... Only one okay. Clock can be taken. Boh, non lo so onestamente. Ci siamo tenuti quello dell'anno, boh, proviamo a usarlo. Il coniglio ha chiesto, riporta indietro il tempo. Allora quello dell'anno forse. Proviamo a metterlo qua sul... Lo devo dare al coniglio. Io non salvo. Bro. Tieni. Gli parlo. Se il party parte, se il party parte, possiamo giocare insieme, felici tutti insieme. Have you booked back the time? Sì, questo. Un orologio che è esatto solo 2 volte all'anno. È abbastanza lento, ma va bene. Magari il tempo è ancora arrabbiato con noi. Almeno è tornato. Possiamo iniziare il party. La porta si è aperta. Eccole, le bambole. Le bambole si sono alzate. Alzatevi tutti quanti. Il maestro si farà vedere. Adesso però sono curioso di sapere cosa succedeva. Io ricordi... Per chi ricordi non si... Cioè, succedeva tipo una morte, una dead end, una... Ah, era una morte, quindi? Ma cazzo, no! Non mi ricordo più. Allora. Ah, vero. Mi ricordo se ne va. Vabbè, fai una scelta a caso e poi andiamo a... Ma a... se sbaglio? O al massimo muori. Ah, sono semplicemente incazzato. Al massimo muori, vabbè. Ok, devo andare a vedere le stanze. Sì, e anche gli indizi. Sì, sì, le stanze e gli indizi. Allora, sotto è rossa-blu. Fucsia-blu. Come fucsia? Ah, hai ragione te. Rossa-verde. Ok, intanto salviamo. Questo sarà peso, ragazzi. Questo sarà pesino, però ce la faremo. Sarà pesino. Dai che ah, billiards, quello era billiards. Madonna, Xena, come hai fatto a ricordartelo? Allora, rosso-verde, piano di sopra. E fucsia blu. Rosso verde, fucsia blu. Ti vede che se ricordava rosso. Rosso biliardo. Ah, andiamo a vedere. Allora andiamo a vedere. Rosso verde, fucsia blu. Rosso verde, fucsia blu. Allora, lives above or below the pianist. Vabbè. Adesso aveva detto sopra o oltre il pianoforte. No, non andare indietro. No, lascia perdere il pianoforte, cioè leggi gli altri indizi. Leggiamo gli altri pezzi. Non c'entra nulla col pianoforte. Sì, esatto. Se la ricordava bene. Gli piace il Red Room Billiards. Ok, quindi a lei okay. Piace il biliardo. E ci sta. Rosso biliardo. Quindi allora, ha... il guest al secondo piano piace la musica. Però non è quello rosso, quindi è quello verde. Ok, e quindi fucsia blu, esatto. Vai nell'ultimo, il pianista.
Ok, vuol dire che al primo piano, al primo piano c'è il sotto al pianista c'è il Dart Lover e quindi l'ultimo è quello. Ok, ok, ci sta. Quindi allora, sotto il pianista c'è il fucsia a cui piacciono. No, c'è il blu. I da. C'è il blu. Come sotto il pianista c'è il blu? Rosso è quello in alto a destra, verde in alto a sinistra, blu è in basso a sinistra, fucsia in basso a destra. Verde sotto pianista. Pianista. Verde pianista perché? Perché rosso è biliardo. Loro dicono che no, guarda la primo indizio. Il primo indizio è al secondo piano piace la musica, ma con la destra in quel senso piace la musica. Non avevo collegato il fatto che gli piacesse la musica col pianista. Ok, ok, perfetto, ce l'abbiamo tutti. Il pianista è quello che piace i piani delle case. Io, man, primo man, è bellissimo. Ti dico, man, io pensavo a questo pianoforte, quindi pensavo alla stanza che era qua di fianco o sotto questo pianoforte. Cioè, pensa a te come l'avevo intesa io. Ok, allora, biliardo a Starossa. Qua non ho interazione. Allora, ok, ricominciamo. Biliardo al... A lei piace il billiards? No. Perché? No, secondo me fanno tutti lo stesso. Ah, ok. Segno. Quindi questa piace il dart. Sì. Arp. E arp è la cosa che non sappiamo. Dart, questo è dart. Ok. Il verde è... Era musica, rossa, quindi piano. Piano. E questa è... E questa è... Arp, perché è l'unica che non sappiamo. Ok, mi sa che non era così. Questo è biliardo sicuro, perché ce lo dice. Man, ce lo dice. A meno che... Non abbia... Buonanotte, Pixel. Notte, buonanotte. Pixel, buonanotte. A meno notte, che notte. Non abbia invertito. E forse va bene anche al contrario, perché arpa è comunque musica. Però questa... Allora, sempre... Invertiamo musica e piano? Aspetta, il pianista è il verde, però. Il pianista è il verde. Il pianista è il verde. Ah, ok. Avevamo... Abbiamo invertito. Allora, diciamo che la rossa ama il biliardo. La rossa è al piano di sopra. Se l'altra fosse l'arpa, sarebbe quella verde. E sarebbe l'arpa. Esatto. E allora quindi sotto quella la verde... sotto la verde piace i darts ed è la blu. Abbiamo sbagliato completamente, sì, prima. E allora si vede che piano, piano musica era intesa come arpa e non come piano. Ok. Allora, vabbè, facciamo biliardo. Riproviamo, allora. No, non credo che vadano fatti in ordine. Biliardo. Sì, scusami, biliardo. Poi, lei abbiamo detto, allora, è blu ed è sotto la verde, quindi gli piace i dart. Sì. Poi, la verde gli piace l'arpa. E te gli piace il piano. Stiamo sbagliando i colori. Stiamo cioè, non sbagliando credo che la rossa qualcosa sia la fucsia. Enjoy music, però i guests on the second floor enjoy music. Guests. Quindi entrambi. Allora vuoi vedere che la rossa è la fucsia? Hanno tradotto male red e doveva metterci pink, cazzo ne so. Ah, può essere. E sì, e allora il Dart Lover è sotto il pianista.
Ma qual è dei due il pianista? Forse andando a esclusione è l'altro perché intende che il Pink ama il biliardo. Allora, proviamo così. Ah, è l'unica. Probabilmente mi sono sbagliato a tradurre. Allora, Pink Room. Cosa mi piace? Biliardo. Biliardo. La verde è, è sopra la blu. E gli piace quindi. Allora, la blu innanzitutto gli piacciono i darts. Che è sotto la verde. Questa è il piano perché è sopra i darts. E questa è l'arp. Andiamo un attimo a rivedere le porte, i colori delle porte. Fucsia blu. E questo è il primo piano. Questo è palesemente pink. Questo è palesemente pink. Rosso, verde, rosa, blu. Vanno fatti in ordine? Forse in ordine di occhio? Forse vale anche l'ordine. Forse ha ragione Xelo. Vedi, guarda. Allora, guarda. Questa ha un occhio solo. Questa ha due occhi. Questa ha tre occhi. Però ne manca uno di bersaglio. C'era un bersaglio nella stanza? No, non c'è. Le bambole sembra che abbiano tutti i due occhi, quindi non... Proviamo a farli in ordine. Col 4 che lo lasciamo alla fine, allora. 1. Il guest al second floor piace la musica. E quindi sono i due da fare per primi. Quindi sono... Red... E green. E green. Poi billiards. Poi darts. C'è qualcosa che stiamo missando. C'è qualcosa che stiamo missando. Il tempo è ripartito qua. Il tempo è ripartito? Infatti. Vabbè, qua non credo che... TikTok, TikTok. Non credo che potremo prendere l'orologio, era solo un enigma. Se onestamente non ho capito, però... Ma magari dipende da quello che diceva il coniglio quando... Salviamo. E non lo so, Lorenz, sai. Riguardiamo un attimo gli indizi, per favore. The Dart Lover. Ma lives above. Or below. Below. Potrebbe essere anche above. Questo cambia tutto. Potrebbe essere anche above. Sì. Solo che. Però dice il secondo piano ama la musica. Però dice guests. Dice guests. Allora, io credo che non sia sbagliato il gioco. Puoi vedere che Statizia Rossa sta guardando l'arpa. Magari a lei le piace l'arpa. No, lei è rossa, gli piace il biliardo. No, lei rimane però... voltata a seconda di come gli guardo, di come le parlo. E allora, a lei gli piace il biliardo, basta, fine. Riproviamo a rifare tutto. Allora, pianoforte verde. Darts. Blu, perché vive sotto.
Io provo a uscire e entrare, magari trigger al fatto che... Però lei sta guardando l'arpa in realtà, davvero. Quando entriamo è girata così. Proviamo a fare così. Arpa la rossa. Alla verde piano. Sotto la verde c'è la blu. Quindi dart. Sì, darts. E biliardo a lei. Ma lead significa sedersi? No, significa guidare nel senso di... Quindi non c'è un modo per capire se ho azzeccato la risposta o meno? Però ci sono quegli occhi... Sicuramente accade qualcosa. Lives above or below the pianist. Allora, facciamo finta che viva above. Facciamo finta che viva above e che chi enjoy la music sia soltanto l'arpa. Ehi? Hey. Quindi. È impossibile che torni. 24, ci sono 24 combinazioni qua. È impossibile che torni perché la red, se intende che la red è questa, è tutto, va tutto a puttane. Se intende che la red è questa, va tutto a puttane. Vorrei che fosse stato un errore proprio di scrittura. Però, o almeno, metti che se il second floor sia quello, il piano basso. Ah, forse intendi questo come second floor. Questo è il second floor. Non quello di sopra, perché quello di sopra in realtà è il terzo. Abbiamo sbagliato noi fin dall'inizio, questo è il second floor. Però non in Italia, perché siamo in Italia, effettivamente. È questo il second floor, quindi questa che è la pink gli piace l'arpa. Questo il pianoforte, sopra vive il darts e quella di là gli piace il biliardo. Torna tutto. Non si sono sbagliati loro, ci siamo sbagliati noi. Quindi vediamo. Biliardo. A te piace il biliardo. Te sei blu. Abiti sotto il verde. Quindi sei un pianista. Te verde. Sei verde. Abiti sopra il pianista. Quindi ti piacciono i darts. Te sei pink. Quindi ti piace l'arpa. Che stronzata. Soltanto perché abbiamo sbagliato il piano. Cioè il piano proprio dell'edificio. No, GG niente, questo l'abbiamo fallito miseramente. Il party è iniziato. The game is over. The noise. Viene da sopra. Ok. Il gioco è finito. Vai a trovare il master di questa casa. Allora ragazzi, ci siamo. Sono le 23:57, ma questo gioco non mi frega. C'è un tizio che mi dice il gioco è finito. Palesemente devo tornare da un'altra parte. No, ma tranquillo, siamo al 95% del gioco, te lo dico io. No, ma intendo proprio che quando un NPC ti dice il gioco è finito, andate in pace, è palese che c'è qualcosa ancora da trovare. Cioè almeno, sì, se io fossi un programmatore lo farei. No, non è finito qui, cioè che finale sì, sarebbe? Sì, no, cioè ho capito che siamo al finale, però io torno un attimo nel dungeon, scusatemi. Vedi che si è aperto. Ecco, si sono aperte le scale. C'è qualcosa di differente, sì. Torniamo nel dungeon, mi dispiace. Io voglio tornare in quella gabbia. Adesso ma mi ha già trovato il corpo. Adesso che il coniglio mi ha detto che il gioco è finito, voglio tornare nella gabbia. Tanto quanto ci mettiamo. Tra l'altro abbiamo anche la corsa, non l'abbiamo mai usata. Ma mai. Bravo.
sta un po' laggando. In realtà si legge Paul perché è una Red Paul. La polla rossa. La polla rossa. La polla comunista. Va bene, ragazzi, mi avete convinto. Andiamo nel finale. Raga, questo gioco c'ha 30 achievement. Ne abbiamo sbloccati 4. Vabbè. Dove sono questi achievement? Cosa dovevo fare? A 30 achievement, se lo giuro. Di cui 8 nascosti. Di cui 8 nascosti. Amelia non riuscirà a tornare nella casa se va avanti, continuare. Sì, tanto abbiamo 30 salvataggi. Adesso li cancello. Ok, ragazzi, il finale. Il finale. Se c'era qualcosa di iper segreto, purtroppo l'abbiamo lasciato indietro. Allora, la strega ha messo, ha castato una maledizione sul principe. La storia va avanti. Le sue guance rosate sono diventate pallide, i suoi occhi bellissimi sono diventati rossi e i suoi denti sono diventati grossi e affilati. E non va bene, l'ha trasformato. Se anche sembri così, se anche questo è il tuo aspetto, quelli che non sono spaventati da te e sono i tuoi amici leali, i tuoi veri amici. Tomba? Tomba nel cimitero? Quelli che si, quella che si innamorerà ancora di te sarà il tuo vero amore. Nella tomba all'inizio diceva Loyal Friend. Era l'unica tomba intorno alla casa. Ah, lì c'è uno tomba. Specchio. Raga, lì c'è uno specchio. Ma no, sono tutte stanze. È tutto un corridoio, vedi? Neanche uno specchio. La musica è un po' altina, dice Xelo. Passiamo alla musica. Voleva. Adesso la passo dal menu, scusami, Xela, un attimo solo, resisti un secondo. Voleva fare dei party lussuosi. Non ho letto. Sì, lussuosi con l'argenteria, mettere in mostra l'argenteria. Nessuno voleva avere cena con lui perché aveva bisogno solo di un tipo di cibo. Era cambiato, eppure era ancora da solo. Anche quando si guardava allo specchio, il principe non poteva vedersi più, non più. Lui ha messo delle trappole in questa casa perché non voleva farsi vedere dalle persone. Allora, passiamo subito alla musica, Xelo. Ok, ti abbasso qualche suoni. Ok, cinquantino, dai. No, salvo, ok. Yes, ok, andiamo. Esatto, sì, i vampiri non si riflettono negli specchi, esattamente. Anche noi comunque abbiamo un problema. Mi sa che anche noi siamo state create dalla tizia. C'è solo una porta. Magari non c'è solo una porta. Scusami, Va bene, dai. C'è solo una porta. Go ahead. Posso finalmente incontrare il master di questa casa? Shadow potrebbe essere lì. Albino! Salviamo in un posto diverso, mi raccomando. Il file 1. No, anzi, file 2. Location Parlor. Il posto dove si parla. Le foglie sono nere. È finta? Non credo. O forse gli piace talmente tanto il nero che ha messo tutto in nero. Oh? Ma che fa il punto interrogativo qua? C'è qualcosa? Tutto quanto è rosso fuori.
Il principe solitario ha vissuto in una casa maledetta. Vive in una casa Chi è la maledetta. casa maledetta? È ancora in questo mondo, ancora oggi. Grazie per essere venuto alla mia festa. Per favore, non andartene mai più. Mi sembra molto triste il principe. Io resto. Anche con Resto. questa musica io resto. Una. Eh sì, Voleva solo un party. voleva solo un party. Ma Fai? come Come faccio ad posso? andarmene? Proviamo qua. Penso che io possa spostarlo. Muovit, sì. In sospensione. C'è un passaggio segreto? Sì. C'è un'altra porta segreta. Going down? No. Allora, aspetta. Facciamo un altro salvataggio. File 3. Allora, location final. Poi magari ricarico quell'altra per vedere cosa succede, ma non adesso, adesso si va giù. Zucche! Ci sono così tante zucche, la sua più Sono grande paura, tra l'altro. Mi piace questa stanza, è tanti. No, la sua così. paura è quando sono intagliate a mo' Ah, di ok, Jack. sì. Mi Sento così sento così addormentata. addormentata tutto ad un tratto. Ok, interagiamo con tutto. Qua non ci sono le caramelle. Qua c'è una lettera. C'è qualcosa qua sotto. Non posso leggerlo. Un vecchio mobile, un vecchio mobile. Ma. No. Cazzo. Non sono Non riuscito ad riesco. interattare tutto. Non Vabbè. riesco più a muovermi. Non ce n'era bisogno. Sta dormendo, che carina. Siamo diventati parte delle zucche? Ma è tempo. Sembra che qualcuno abbia raggiunto la final room. È un peccato che il gioco sia arrivato alla fine. Non dimmi che è qualcosa di meta. Non ci sono molti ospiti, comunque. Sì, solo due ragazze. E una sta soltanto, si sta agitando, correndo qua e là. C'è una possibilità che possano rompere la maledizione? Beh, dovremmo essere Dovremmo qui anche andare anche noi. noi, Ah, alla dovremmo fine. andare anche noi? Certo. Apriti la porta! Non so chi cazzo siete, ma. So che ci Apri, siete. so che ci siete! Perché è un Why is a giocatore. player here? No, se non è Beh. meta. Player si riferisce Intende a chi agli. sta giocando al gioco. Sì. Ha sbondato la porta. Ma che sta succedendo? Ridatemi Amelia. Subito mi la traete. Ridatemi la mia zucca. Esatto. E loro, ma chi cazzo è Amelia? Che sta succedendo? Mi dispiace, ma sei nel posto sbagliato. Questa è solo per lo staff. Ma è un cazzo. Amelia si perde, non ha senso l'orientamento. E i puzzle sono troppo difficili per lei. Non ce la può fare. Ah, non ti preoccupare. Penso che tu abbia notato. Tutto quello che è spaventoso qui sono solo decorazioni di Halloween, sì, che mi hanno ucciso 2 o 3 volte, ma dettagli. Non fanno niente agli umani. E quindi penso che Miss Amelia stia bene. Famiglia. Cazzatissima. Sì,
Assolutamente so che i vostri stupidi scherzi non sono cose reali, ma Amelia, lei, se non continui la frase ti ammazzo, non è un umano normale, e quello l'avevamo capito. Ho speso molto tempo su di lei. Questo posto è pieno di magia vera. Lei si romperà sicuramente se starà qua troppo a lungo. Tu ne dovrei essere responsabile. E cercare la mia Amelia. Ah, non me l'aspettavo. Non è un umano normale. Qualcuno ha raggiunto la room finale. Penso sia Miss Amelia. Amelia è la final room. Ma ho cercato qualcosa dappertutto prima di entrare in questa stanza. Dai, cosa stiamo aspettando? Andiamo subito. Certo. Oh! Hai un minuto, Sam. Hai un minuto. Ho un minuto! Dai. Cosa? 9. Rapido, devi raggiungere Amelia. Corri. Ma io volevo interactare con tutti. Non c'è nulla da interactare. Devi trovare la via nel labirinto. No, no, Amelia! Amelia! Sì, Amelia! Ah, ok, a posto. L'hai trovata? Lei non è qua. Cosa? Lei non è... non è dentro. John sta cercando. Ma... non ti preoccupare, la troveremo. Non è che non è andata nel passaggio segreto, si è richiuso? Go inside. Cercherò io. Detto che nessuno può uscire dalla final room dopo averla, deve esserci entrati, vero? Probabilmente si è addormentata. Ok. Ok, io la cercherò downstairs allora. Entriamo. Vediamo se ho fatto la scelta giusta. La camminata. Adesso non c'è più il tempo, ma mi viene l'ansia. È davvero qui Amelia? È davvero. È davvero la stanza Amelia. Noi lo sappiamo perché dove. Noi sappiamo, accettiamo. Lei non lo saprebbe. Ma sai che door? Andiamo. Eccola. Lo sapevo, Amelia. Ah, ti sei addormentata in un posto come questo, eh. E c'è via la zucca. Ero così preoccupata. Svegliati, Amelia. Ti ricordi il tuo nome? Ti ricordi di me? Miss Charlotte. Certo che ci ricordiamo. Miss Charlotte, sei venuta per cercarmi. Grazie, io pensavo che non ti avrei mai più rivista. Oh, ti sei ricordata tutto, sono felice. Oh, che carine. Lo fai spesso di metterti a dormire in un angolino e svegliarti. Senza sapere come mai. Ma adesso stai bene. Oh, che carine. Bene. Usciamo di qua. Ah, guarda che comando lei adesso. Quindi il fascio di luce è semplicemente il personaggio che sto comandando. Sì. Fine. Questa è la risposta di Amelia. Perché lei ha letto quello che Amelia ha fatto, quindi è restata al posto che andare via. Ecco, adesso c'è la spiegazione finale. Grazie mille per essere venuti al mio party, che ovviamente non è così popolare. E ci tenevo molto. Meno male che è andato tutto bene. Ok, non... All the candy?
vabbè. Si riferisca a tutti i Candy Cat. Ok. Vabbè, sì, però quasi male tu. Oh, madonna, ma siamo fortissimi. Anche se erano solo decorazioni. Oh, ho fatto l'achievement Candy. E avevo fatto anche l'achievement Barrel, si immagino. Vediamo. Non gli ho insegnato questo. Ma insomma. Lei, eh? By the way, avete usato troppo ketchup. Ragazzi, voi usate troppo ketchup. Tutto il posto sa di pomodoro. È terribile. No. Miss Charlotte non è freschissimo, lo sa, quello cibo. Non è salutare. Sempre mia nonna. Ah, sempre mia nonna. È lo stesso per Mr. Vampires. Non ho scelta. Perché sono cursed. Quindi davvero è il pomodoro che deve bere. Sì, la sua apparenza è diventata un vampiro. Ma il suo appetito è semplicemente passato al pomodoro. Al pomodoro. E quindi è diventato vegetariano. Pensavo fosse un brutto scherzo invece. Vabbè, ma poverino. Sto dicendo che sono stato maledetto. Sicuramente comunque ho notato la magia in questa casa. Miss Charlotte, quindi tu sei davvero una vera strega? Sì, lo sono. Non ci sono molte streghe e mostri in questo mondo ultimamente. Molti di noi ci conosciamo un po' tutti, siamo come sì, quelli del villaggio. Ok, sì. Chi ti ha maledetto? Magari posso aiutarti. Ma se è successo tanto tempo fa... Miss Charlotte è ancora giovane. Vabbè, una strega sicuramente sarà ritornata solo giovane. Solo 2 milioni di anni. Però sono molto saggia. È successo 70 anni fa. È più o meno come la storia, bene o male. Era un principe, giovane e immaturo. E non avevo molta fortuna in amore, diciamo. Quindi una contessa ha detto che mi avrebbe presentato una giovane ragazza, ma la ragazza non arrivò. Non le piacevo per niente. Qualcuno piaceva solo il titolo. Esatto, mi amava solo perché avevo il titolo di principe, diciamo. A parte che è anche puccio, dai, voglio dire. Vedendomi e visto così, che ero deluso, sì, la contessa voleva aiutarmi. Io accettai, ma non potevo immaginare che lei fosse una maledetta strega e mi ha trasformato in questo. E mi ha detto: tu prima o poi incontrerai qualcuno che riuscirà a capirti. Chi potrebbe capire un mostro? Però grazie a lei anche i falsi amici, se ne andarono, vediamo. Però vedi, è una storia comunque carina. Sono passati 70 anni e siete i primi ospiti che vengono a visitarmi. Però c'hai John, ti vuole bene lui. Miss Charlotte, tutto a posto? Non sembra di stare bene, è stata lei. Veramente. È stata sua nonna. Io avevo una nonna che a cui piaceva fare gli scherzetti agli umani, specialmente alle ragazze giovani. Oh, cosa c'è, nonna? Oh, guardala. Piccola mia, vuoi no, vuoi avere un appuntamento domani? Scusa? Cosa? Perché? Cioè, ok, abbiamo un principe tra le mani, so come dire. No! Esattamente come nelle storie, Lotti. Charlotte Lotti. Lo vorrei tantissimo. No! Il principe è davvero un ragazzo giovane e bello. No! Non voglio l'appuntamento.
Non essere timida, piccola mia. È una cosa meravigliosa. I sentimenti che provi, specialmente quando sei ancora giovane. Ma ho 16 anni, non trattarmi come una ragazza umana. Dai. Lo sai che la mia età è differente. Ah, ma questa tua zunderaggine è proprio dei teenagers. Ah, da sciutaio, cazzo. Non voglio avere un appuntamento. Va bene. Ah, ci penserò io. Quindi è stata lei davvero, perché lei si è rifiutata di andarci. Beh, questo è quello che è successo 70 anni fa. Azz, Io ho what? 86 anni, ah, però Sì. li porta bene. 86 anni la tizia. Secondo giorno ho chiesto a grandma com'è andata e Il mi ha principe detto era che un era un po' po'. triste il principe. Ok. Ovviamente il principe era triste. Io non avevo promesso niente, tutta colpa tua, nonna. Sì, io ho provato a ritirare il studio morale, ma. E penso che ci sia riuscito. Sei riuscita. Hai Hai provato ad aiutare trovato di nuovo un aiuto. umano? Intanto un altro tuo tricco, tracco. Ah, non prendete il gioco dei miei tricchi e tracchi. Non è stato nulla. Che ho fatto è Quello stato che ho far fatto è chiamare il fargli amare pomodoro. i tomatoes. Quindi, cazzo, è stata lei davvero. Porco due. Cazzatissimo. Scusa! Oh, però così ha vissuto più di 70 anni. Cazzo dici? Cruel. Abbiamo fatto la true ending. Beh, sì. Abbiamo fatto la true ending al primo colpo. True ending dei Finally Meet. Truth. Allora, c'è da dire che questa ending non mi ha spiegato le cose che volevo sapere. Allora, Sapere. nel game abbiamo trovato 52 scatole di caramelle e 22 bars. Game cleared one times. Ok, io. Vorresti sapere chi è la protagonista? Tipo. È chiaro che c'è una lore sotto chi è la protagonista, c'erano gli specchi, le domande, cioè. Allora, la true ending. At the end, ok. Allora. Thank you for playing, vediamo se dice qualcosa. Extra. Ah, ok. Guarda. Guardaci. Siamo vestiti da maid. Ma più che vestiti da maid, siamo esseri umani, secondo me. Lo chiedo. Puoi toglierti la maschera? Ah, l'occhio è ferito. Però va bene togliersela. La sto indossando solo per Halloween. Please, take it off. Ok, visto che me l'hai chiesto. C'è l'occhio blu! C'è l'eterocromia. È strano, no? No, non è Summertime. strano. È sempre rendering. Nessuno di noi è normale, dopo tutto. Comunque vedi, Questo è sì, c'è vero. una room finale dove chiedere, approfondire un attimo i personaggi. It's not to your always keeping cooking. Allora sì, io penso che la true ending sia davvero la good ending totale. Mentre se fai le altre ending, scopri magari dei retroscena particolari. Parlaci di nuovo, vedi che avrà qualche opzione in più. Ti sei abituato a questa vita adesso? Non sei sorpreso di vedere una vera strega? Posso, diciamo, controllare la magia di questa casa, più o meno.
per il potere che è rimasto nel mio occhio. È una... è un Chunibyo. No, sì. Non ho di Mrs. Marilyn, non sappiamo chi è però. È la nonna... ah, la nonna di lui. Charlotte. Di Charlotte. No, da posto con quella roba lì. Ho ricevuto una vita... innaturalmente lunga. Innaturalmente lunga, grazie alla maledizione di Richard. Se sono stato trattato come un mostro, come un mostro, come un assassino, l'ho preso come un'avventura, un assassino. Perché era comunque un servitore del conte qua, vampiro. Non perché abbia effettivamente fatto qualcosa. Giusto. Ok. Dove vivevi prima di qua? Dark and Remote Places, che nessuno vuole sapere dove siano. Sembra che i vampiri siano diventati popolari negli ultimi anni. E magari nessuno adesso è più impaurito da Richard. Fai like. Io non sono impaurito. Tu sei una ragazza coraggiosa, Amelia. Possiamo andare. Ok, abbiamo finito il tempo. Possiamo andare. Sì, comunque Amelia sicuramente anche se non... Take a look to other world? The memories. Allora, aspetta un attimo. Stiamo sforando un attimo, però me ne frega niente. Dai, voglio finire di leggere queste cose. Amelia sicuramente è qua... Non è una... Probabilmente è un costrutto di Charlotte. È comunque sì, una sì, esatto. Però io volevo sapere appunto se era creata in base a qualcuno che magari era scomparso. Non va così in profondità. Vabbè, adesso parliamo con tutti. About the course. Vado veloce, riassumo dopo. Non chiedere a una strega per di aiutarti. Mi ha dato questa casa con la... insieme alla maledizione. Magari voleva aiutarmi, ma... un modo per rompere una lezione. Riesco a trovare il vero amore e la proposta va a segno probabilmente. Guarda Bowsmith. Smith. Ah, Miss Charlotte. Oh, ma quindi ci sta provando. Dai, che ce la fai con lei. Certo che andrà al tuo party. Adesso siamo tutti amici. Baruta Richard. È il mio nome. That's my name. L'avevi dimenticato. About Charlie. Charlie, il nome nella tomba, esattamente. Era il mio cane. E lui è stato con me anche se ero cambiato. Oh, che cosa amico, bella questa, che cosa carina. Magari non sei cambiato così tanto. Oh, che cosa bella questa, molto carina. Ok, parliamo con lei. Sinceramente non mi aspettavo che avreste risolto tutti i puzzle, Amelia. Cioè, veramente incredibile. About outfits? Ok. Ah, questo è il mio outfit normale. Questi abiti normali sono comunque adorabili. Amelia, stai bene in made uniform. Tu sei brava a cucire. Buonanotte Xilo, grazie per essere stato con noi, tanto gioco finito. Adesso semplicemente leggiamo due tempi. Ciao, buonanotte. Buonanotte Xilo. Ok. Leggiamo anche Twitch. Streghe. Sono davvero rare ultimamente. Sconfitti dagli eroi umani. Ok. Quelle rimaste sono quelle che si sono adattate alla società. Io sono quella che ama gli umani. Anche mia nonna amava gli umani. Ecco perché, diciamo, gli piaceva fare parte della società.
È un sollievo che non abbia causato dei veri problemi. Come una guerra o qualcosa del genere. È tutto grazie ad Andrea. A me, prego, prego. È stato grazie a Lawrence. Go to the party with me next time. Chi è Andrea? Forse è un compagno umano di sua nonna? Ma può essere. How's this place? Ah, ci siamo state recentemente, cioè spesso, ultimamente. Ah, giusto. Perché prima questo erano spaventati dalla casa, invece adesso ci vanno regolarmente. Sì, 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 sì. Puoi rompere la maledizione di Charlotte? Ma di cosa stai parlando? Scusa, Miss Marilyn, è tua nonna? Nonna? Sì, lo chiederò a mia nonna quando la vedrò la prossima volta. Perché Miss Shard? Perché ha capito, lui ha detto per rompere la maledizione c'è bisogno di vero amore e lei ha chiesto puoi rompere la maledizione e lei è diventata Thunder. Total save time 39, ok. Candies collected 1400. Probabilmente si sommeranno tra le run. Vuoi cercare achievement? Sì. Ah, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne mancano altri 20. Merda. Ce ne sono 1, 2, 3, 4 sulla storia. Tra l'altro con lo story là in basso non me la racconta giusta. A beautiful clock. C'è uno scrigno. C'è dei sketch. Ci guardi, sì. Oh, ma che carina. E quei vestiti lì? E quella con gli occhialini? No, man, no, 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 dai. Occhialini. Quella con gli occhialini è per forza lei versione umana. Ok, sì. C'è un retroscena che non conosciamo. Beh, sono gli sketch della produzione del gioco. Vediamo se abbiamo beccato tutti gli NPC. Per adesso sì. Che bello, belle, ma sono bellissime queste immagini. Happy Halloween 2017. Ma? Lei col siringone? Quinto anniversario. Che belli. Cine. Game albums. Ah, okay. Vedi, ma mancano due immagini. Una tra l'altro all'inizio. Non l'abbiamo beccata. Ok. Aspetta, c'è l'altro. Decoration. Ne abbiamo missata una, dai. Ne abbiamo missata una. The Death Album. Se qua non abbiamo fatto nessuna. Vabbè, su 10. About the hidden content. Dopo la true end ci sarà un nuovo outfit per Amelia. E più... vabbè, ok. Ci sono 50... E 22 barili in the game. Ah sì, infatti li abbiamo presi tutti. E li abbiamo presi tutti, abbiamo aperto la chest delle cose. The album finish the route of both choices in the true end. Ah, ok, quella di andare di sotto anziché andare nella stanza. Sì. Finisce il gioco nelle nuove. In new outfit e nel primo piano parlor check the room with the flashlight. Ok, vabbè, sono indizi per il completismo. Volta achieving the difference. In any of the true, normal or bad. Yes, again, will be cleared, ok. Ok. Ah, mi spiega proprio come fare. Quando Amelia sceglie sì, come abbiamo fatto noi. E Charlotte
parla al vampiro prima del timer, che il timer si fermi. Sì. E sarà true end come abbiamo fatto noi. Se il timer, il timer si stoppa, sarà la normal end, quindi se non raggiungiamo il vampiro. La storia e le CG saranno un po' differenti, basate in base sulle... alla scelta di Charlotte nel corridoio del terzo piano. Ok, okay. Quindi quella di andare nelle scale o sopra. Sì. Se Amelia sceglie no e Charlotte raggiunge la final room, comunque sarà di nuovo la normal end. Ok. Se la, il timer si stop, beh, quindi proprio se fai lo stronzo, cioè, che non te ne freghi niente, è impossibile prendere la bad ending. Cioè devi dire di scappare con lei e non raggiungere in tempo il posto con l'altra. Comunque se vorrai potrei fare del completismo per conto tuo per vedere le altre ending. Sì. E poi ci rimaneva ad analizzare qua il pianoforte. Sì. Quando c'è questa post? All'inizio, quando abbiamo iniziato. Ok, Ridiculous. Hidden Room. Ok. Zio Zero. Ma? Aria è la storia dello stesso autore? Può essere. Vedi, sono tutti PG diversi. Sì, sì, questo è lo stesso autore che ha fatto altri giochi. Però questi intende, sono RPG. Intende Otherworld perché... The Memories. Questa è la prima volta che Charlotte raggiunge i party. Cioè, le regole che seguiva erano per ordine o distruzione? Difendeva il male o la giustizia? Il passato che ha provato a coprire era innocenza o puro caos? Ah, è un altro gioco. Osa la storia, ci ho fatto l'achievement. Bravo, ho fatto sentire. Così complicato, ma all'epoca è un altro gioco basato su di lei che è uscito prima probabilmente. Può essere. Se abbiamo tempo. The Wasted Party. Che perfetto. Poi... Quindi lui, questo autore, tiene tutti i personaggi dello stesso universo e fa giochi basati su quelli. Che figata, carino. Ma andiamo a vederlo subito, sto autore. Farò delle ricerche. Qua bisogna terminiamo, direi, la live. Sì, sì, perché terminiamo. È effettivamente molto durato una live, però abbiamo sforato. Sì, perché abbiamo perso quella mezz'oretta con col secondo piano, il mitico secondo piano. Okay. È stato molto 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 carino. Ero veramente curioso, magari me lo gioco in autonomia. Vedo le altre ending, dai. Sì. Ok, sì, sì. Va bene, allora, per quelli che ci seguono su YouTube, che quindi si sono visti tutto sto pippone finale, grazie, vi ringraziamo. Scrivete nei commenti zucca, scrivete zucca, se siete arrivati qui. Sarà la prova del vostro amore, della vostra costanza. E io vi vorrò tantissimo bene. Ok. Grazie a tutti. Buonanotte a tutti e ci vediamo buonanotte prossimamente a tutti. Sulla Horror Night con senza and pixel. And Lorenz without pixel. Buonanotte a tutti. Ciao.